Partiti. Perfetto. Welcome back, sono Michele, conosciuto come Mancafungo. Come del web, e siamo qui quest'oggi per continuare la nostra avventura sul reggente di Giada. Non c'è bisogno di gas. No, no, era un meme, ovviamente. Cioè, emulavo Sabaku, ecco. Cazzo, partiamo bene. No, niente, però seriamente eravamo rimasti con voi che avevate Deturpato appena il boss. ucciso. Esatto. Sì. Avevate appena deturpato il boss. E allora, secondo, e possiamo riprendere seriamente. Allora, la sentite la musica di sottofondo? Yes. Aspetta di alzarla perché l'avevo tolta l'altra volta. Ok. Sì, la sento. Perfetto, L'inquietante perfetto. flautino. Sì. Ok, ragazzi, cominciamo. Il mostro, quell'essere che mai avreste pensato nella vostra vita di incontrare, un abominio che la natura stessa aveva rigettato per nascondere in queste caverne ormai dimenticate dall'uomo. È stato finalmente abbattuto. È stato un combattimento arduo, forse il più difficile di tutta la vostra vita. Siete arrivati quasi sul punto di morire, chi più, chi meno, certo, ma la morte che incombeva su di voi, che bramava il vostro cuore, l'avete sentita tutti, dal primo all'ultimo. Perfino Kelda, l'imponente, la maestosa guerriera del nord, sembra quantomeno scossa da quello che avete appena vissuto. Spivey è affannata, girando sul campo di battaglia da tutto il tempo, non ha avuto nemmeno un attimo per fermarsi e riprendersi, se non adesso, con la morte del mostro. Riguardate intorno, cercate i vostri sguardi, siete tutti segnati. Questo era duro, raga. Questo era proprio duro. Io mi giro verso Spivey. Ti ringrazio. Se non fosse stato per te e per la volontà di Desna, non ce l'avremmo mai fatta oggi. Spivey, ancora affannata, ti guarda. Sembra che le tue parole le abbiano rasserenato l'umore, come se improvvisamente si sentisse meglio. Sorride. Devo ringraziare io voi, in realtà. Se non fosse stato per voi, questi mostri cattivi sarebbero ancora qui a infestare il castello. Invece adesso ce ne siamo liberati. Adesso Brine Wall Potremmo potrà re rifiorire. e potremo restaurare il vecchio santuario. Già. Una luce negli occhi di Spivey si palesa come non mai prima d'ora. Certo, il santuario. Dovremmo fare qualcosa al riguardo, sì. Non possiamo lasciare che rimanga deturpato come è adesso. Certo, in realtà io preferirei anche restaurare la chiesa, però lo so, non voglio chiedervi troppo, ecco, il santuario sarà abbastanza. Vedremo cosa potremo fare. Abbiamo un'intera carovana, dopo tutto. Spivey sembra molto grata a voi e alle tue parole, Sono Aiden. sicuro che con le nuove carovane che potranno passare di qui, ora che il passaggio è sicuro, il restauro della chiesa e del santuario saranno soltanto una tappa obbligata, ecco. È vero, con la restaurazione di questo punto commerciale le carovane torneranno a passare in quantità. E dove c'è viaggio c'è Desna, ovviamente. Non vorrei spezzare l'entusiasmo, ma credo che il nostro impegno qui non sia ancora finito. Abbiamo da risolvere quella piccola faccenda e non sappiamo se ciò significa che il posto non è ancora sicuro. Sicuramente c'è ancora qualcosa da fare. Quindi non bisogna abbassare la guardia. Certo, quello che abbiamo ucciso era un
decisamente superiore alle nostre aspettative, almeno alle mie. A tal proposito, però io mi avvicino al cadavere. Non mi ricordo se l'altra volta avevamo lutato, insomma, un controllo. Sembra di no. Io mi avvicino alla guerriera e le metto una mano sulla spalla. Dico, stai bene? Kelda sta fissando il cadavere del mostro quasi come se fosse una specie di trance emotiva che evidentemente è data dallo shock della battaglia così intensa. Quando le mette le mani sulla spalla sembra riprendersi di getto, come se venisse riportata alla realtà, e ti guarda negli occhi con un'espressione molto seria. Sì, sì, sto bene. Non mi era mai capitato di affrontare una cosa simile, però ce l'abbiamo fatta. Ogni esperienza, ogni cicatrice è sempre un motivo di vanto tra noi guerrieri del nord. Tornerai a casa con una cicatrice molto valida da mostrare. Sarà così. Ritorna come ritorna alla realtà, sembra anche aver recepito adesso quello che è stato detto in precedenza sia da te che da Tauno. Quindi incrocia le braccia e vi guarda con un'espressione enigmatica. Cosa sarebbe quel che dovete fare qua, Brainwall? Pensavo che foste venuti per ripulire. È soltanto un effetto collaterale. Stiamo cercando delle chiavi. Quando siamo entrati a Brainwall c'è stato uno spiacevole episodio. Una amica, quando dice amica esita un attimo, è caduta preda di una possessione. E lo spirito che l'ha posseduta, un Kami, fratello, era? Sì, un Kami. Ci ha dato degli indizi. Probabilmente la forma della sua possessione non gli permetteva di essere più chiaro, oppure si divertiva a giocare agli indovinelli. E io propendo per la seconda opzione. Non ho idea di cosa abbiate detto, però mi fido sulla parola. Beh, sapete, dobbiamo trovare delle cose e aprire una stanza. Questo è quanto. Cerchiamo dunque. Beh, colui che ha 10 mani l'abbiamo trovato. Direi di sì. Io inizio a osservare, a tastare il cadavere. Perfetto. Secondo me questo coso ha una tana. Ha una tauno. Lo guardo sprezzante. Io indico i due lati della caverna. Potrebbe essere lì o lì. Ma prima esaminerei il cadavere. Sul cadavere trovate una chiaramente la bacchetta del raggio rovente che stava utilizzando durante il combattimento con 27 cariche. È puramente fluffa il fatto. Ah no, mi pare la tirasse fosse una normale bacchetta, no? Per qualche ragione per un attimo ho pensato tirasse raggi neri. No, no, è una. È un'altra, forse. I raggi mi pare fossero neri, però sì, cioè. È sì, fluff, sì. Insomma. Sì. No? Quante cariche, scusami? 27. Sì. Trovate poi un diadema della persuasione, che sarebbe... Adesso ve lo linko. Circlet of Persuasion. Questo è utile per chi ha carisma. Uno a caso, Sì, è il tuo caso, però fai attenzione, perché ti dà più 3 alle prove di carisma, non a carisma in generale. Quindi, sì, tipo... Ok. Tipo diplomazia. Esatto, esatto. Così la pompiamo a 1000. Te l'ho linkato sulla chat. Ah, è molto, sì, sì, è quello proprio tranquillo, tranquillo. Te lo distribuisco già. Vabbè, ma noi in realtà non sappiamo cos'è. Sì, ma te lo distribuisco già. Poi via. Ah, cioè sì, lo segnalo. Aspetta, controllo un attimo, magari mi è rimasto un Abbiamo la bacchetta di identificare, nel caso. Ah, oltretutto. Sì, vai, la uso allora, dai. Vai, ok. Comunque non ti serve nemmeno fare una prova, perché tanto i risultati sarebbero abbastanza alti. Quindi tutto quello che vi dico di magico, fai conto che l'avete identificato. Oltre a queste due cose,
non trovate nient'altro sul cadavere in sé del mostro. Perfetto. Come vi dicevo, molto probabilmente ha una tana. Sì, 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 per forza. Dobbiamo cercare qui intorno. Occhi aperti. Ok, vi sono due strade, una che va dalla vostra parte, dalla vostra destra, e alla vostra sinistra. Allora, io andrei di là e riprendo la cosa rigamata per terra, che l'ho lasciata cadere. Ok, ora ti dico subito. Allora, ti avventuri da questa parte. Sì. Quello che trovi non sono altro che una serie di tunnel e caverne che sembrano andare molto, almeno una volta, sembra che andassero molto in profondità prima che una frana bloccasse il passaggio. Mi avventuro. Non trovi niente da questa parte. Anche se cerco a lungo? Sì, anche se cerchi a lungo non c'è niente. Perché effettivamente sembrano solo tunnel di collegamento. Ok, la parte franata è qua. La parte franata è proprio in fondo, guarda qui, tipo, sì. Ok. Se ci vado qui, sento aria arrivare o proprio completamente bloccata? No, niente. Ok. Completamente bloccato, mentre da quest'altra parte... Ti dico subito. Passo di qua, gli dico di là è bloccato da una frana, non c'è nulla. Ok. Come ti avventuri da questa parte, avvicinandoti, noti una specie di bozzolo, pelle coriacea, come se fosse stata una capsula di incubazione probabilmente del mostro. Sembra a tutti gli effetti il guscio da cui è uscito fuori, abbastanza schifoso. Ha delle connotazioni piuttosto aliene, perché sono sia per combinazione di colori e forme, evidentemente non è qualcosa di naturale. Ecco, questo ti salta subito all'occhio. Mm-hmm. È secca, sembra che sia uscito da molto tempo ormai. Ok, ci sono altre tracce in giro? Cioè, tipo qualcuno che ce l'ha portato? No, niente di niente. Sembra che sia, diciamo, ancorato lì al suolo. Cerco nella stanza se c'è qualcosa. Sì. Mi prendo sì, il tempo. Sostanzialmente nella stanza noti subito che vi è un cumulo abbastanza copioso di oggetti vari ammassati. Iniziando a cercare in mezzo ad essi, trovi un bel po' di cose che farebbero il caso vostro. Come allora, inizio a dirti: uno scudo leggero di metallo della fortificazione leggera più uno. Minchia, aspetta un attimo. Questo serve a Tauno. Veramente. Allora, scudo leggero di metallo, fortificazione più uno. Ok. Poi, tra parentesi, bello a livello di lore, c'è incisa sopra un'immagine del castello di Brynwall. Lo chiamerò il baluardo di Brynwall. Bellissimo. Ok. Sì. Questo fa comodo ad Aidan, è un Astrum ritornante più uno. Aspetta, ma l'Astrum è lo Star Knife. Sì, sì, esatto, ed è ritornante, quindi subito, anche se fai schifo col bar. Non frega niente. Oh, glielo distribuisco. Aidan. Presenta dei motivi floreali, tra l'altro, l'Astrum. Volere di Desna. Inoltre trovi una perla del potere. Di primo livello. Te la distribuisco. Un anello dell'ariete con 10 cariche. Direi che questo non è mio. Ma se non vi dà fastidio lo prendo io. No, vabbè, penso che non ci siano problemi per loro, insomma. Sì, era fortificazione leggera metallo. No, non era... Non era picco, sì, scudo leggero, sì, scudo leggero. Scudo leggero.
No, lo diceva a Town perché ha detto di scriverglielo lì. Però, beh, penso che lo stia già segnando Akira, tranquillo. Sto facendo io tutto il loot. Ci sei, Andy? Cioè, però, sta scrivendo e... Mi sa che ha spento il microfono. Cazzo il cazzo di premere sto cavolo di tasto per il push to talk, se non è strettamente necessario. Ok, dai. Ok, beh, magari se non c'è casino comunque in sottofondo puoi anche non metterlo al push to talk. E non mi funziona il voice detect. Ah. Non so perché. Ah, ok. Allora, oltre a questo trovate anche un navimagnete che non sarebbe altro che un wayfinder. Oh, cazzo, bello. Ah, beh, è chiaro. No, dai, seriamente, cos'è? È un oggetto... puoi spiegargli da te, cioè è uguale. È un oggetto magico praticamente... tipico della gilda dei Pathfinders, e quindi serve, è tipo una bussola, infatti. Esatto, è una bussola magica che però... funge anche da come si dice, cella di locazione per le Yone Stones, praticamente. Cioè, tu quando le inserisci all'interno del Wayfinder funzionano in una maniera particolare. Ok, questo lo lascio dentro il loot, generico di tutti. Ok, inoltre trovate 1320 monete d'oro. Aspetta che faccio la somma. 1320 1952. Ok, E 800 monete d'oro, però in gioielli e gemme. Ok, quindi scrivi gioielli e gemme per 800 monete d'oro. Vabbè, lo segno dentro i cosi. Ok, volete che vi linki la perla del potere, se non sapete cosa fa? No, non lo so. Ecco, questo è di primo livello, quella da 1000 monete d'oro. Ok. Ok, perfetto. Questo è tutto quel che trovate... Ah, no, manca una cosa. Esatto, sì. Beh, questo è tutto quel che trovate di in mezzo al mucchio fino a quando... Non risale un disco in legno scuro e argento decorato con un'intricata incisione di Brynwald sotto una luna di mezzanotte. Ok. Oltre a questo, che chiaramente identifica come la chiave, trovi una statuetta in pietra di quello che pensi essere Pazuzu. È dotata di quattro ali e chiaramente di quattro ali come il demone, e raffigura il braccio destro alzato. Infatti la prima cosa che faccio, guardo la statuetta, la butto per terra, alzo il piede e la schiaccio. Aspetta. E buchi Pazuzu. Come la prendi in mano, ti senti gravemente appesantito, schiacciato a terra, istintivamente la butti e la distruggi, e questa sensazione di peso scompare. La tua influenza malefica su questo luogo è scomparsa adesso. Perfetto. Cancella l'equipo, ok. Allora, la gemma dell'elementare l'abbiamo usata. Sì. Il buffo, quello della forza, è finito ormai, vero? Sì. Sì, ormai è finito. Perfetto, tutto quello che c'è da trovare in queste stanze è stato trovato. L'unica cosa che vi manca adesso è ritornare... alla grata, alla saracinesca. Infatti andiamo là. Perfetto. Sì, ecco. Beh, facciamo il giro necessario per andare là. Ok, mi sono già messo lì. Se mi devo poi
a ritornare. Ci portiamo anche la tipa, tutti quanti. Mm-hmm. Anche Spivey. Sì. Ci mancano un... aspetta risposta. Ci mancano ancora un po' di un po' di porte. Sì, quello è vero. Se avete intenzione vogliamo finire prima di andare. Sì, dai, finiamo. Prima mi controlla sta parte, onestamente. Quale? Cioè, finiamo con... sì, finiamo di esplorare. No, io intendevo l'inverso appena. Ah, tu volevi fare prima quello? Ok. Vabbè, ma ormai siamo dai, siamo qua. Anche perché facendo la strada a piedi non ci siamo trasferiti così, ma in realtà ci dobbiamo passare davanti. Sì, 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 chiaramente tornate indietro e iniziate a esplorare le stanze che non avete ancora trovato. Questa era solo una, diciamo, un corridoio di collegamento. Quindi ditemi voi se volete andare in giù, in su o dove volete, preferite. Questa va in giù? Vabbè, no, questa... Cioè, questa va su, cioè, va su o giù, sta strada? Sì, insomma, volete... Io prima andrei qui. Sì, questa. Questa, ok. Io chiaramente individuo il male, cioè... Sì, prima sì, 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 sì. Individuazione del male. Dunque... in questa stanza qua... questa, scusatemi... vi sono tre aure malvagie, tutte più o meno dello stesso, della stessa potenza, che aure molto simili a quelle che hai visto sui trogloditi, mentre in quest'altra stanza qua non c'è niente. Effettivamente, esplorandola, notate che quest'area ha l'aspetto di un'armeria, ma la maggior parte delle rastrelliere per armi e armature è vuota. E l'altra parte che non è vuota? Preparo l'azione. Dai, caga altre armi magiche. Aspetta, aspetta. Oltre, cioè, comunque qualcosa è rimasto. Vale a dire, è rimasto una mezza armatura completa. Quindi c'è una mezza half plate. Uno scudo pesante di metallo, perfetto. Quattro balestre. Quasi, quasi. Allora, aspetta un secondo. Aspetta un secondo, che devo scriverle, sennò. Sì. Però queste stanno a terra, perché sennò vado in camper. Sì. Vabbè, io ancora qualcosa ne sa che posso portare. Cioè, in realtà non lo so. Neanche io, in effetti. No, io sto andando un po' a braccio, nel senso, se guardate il loot che c'è dentro, abbiamo già preso parecchia roba. È che non so perché, ma non beh, mi calcola però bene il peso. Che quelle lì sono quelle che abbiamo assegnato. Poi io, per esempio, una pergamena l'ho usata. Wow, pesa tanto una pergamena. No, ma è per dire che non sono tutte le cose che stiamo trasportando. La plate dava 6, io ho 7 DC. Allora, però mi diminuisce la mezza sprezza. La mezza armatura è normale. Sì, non ti conviene adesso. Cioè, non metterla adesso almeno. Lasciati l'armatura che hai e poi vedrai. Sì, ma poi io ho la domaro, vuoi mettere? Sì, infatti. Ma poi in fase di creazione Andrea aveva detto che non si facevano i puntigliosi con le... il peso e quelle cose lì. No, lo so, però cioè, proprio lootare tutto ciò che c'è per terra tipo aspirapolvere non è mai bello. Ah no, quello sono d'accordo, assolutamente. Ok, oltre, infatti io la lascerei anche lì la mezza armatura, cioè alla fine, cazzo se ne frega. Sono soldi. Magari l'unica, sì, quello sì. Lo scudo pesante di metallo perfetto, quello è interessante magari, da sì. Vendere. Poi, quattro balestre pesanti. Le lascio lì. No, sta roba sì. Non possiamo portarci. Al massimo potete prendere 40 quadrelli di balestra. Quelle sono il mio fetish, quindi. No, guarda, Shalello non fa uso di balestra in ogni caso. Quindi... La guerriera che abbiamo dietro. Il suo equipaggiamento in realtà è ben più che fornito. Al massimo... Lei, se... cioè, non sembra... Sembra che disdegni un po' anche le balestre, quindi non... Barbari non hanno la tecnologia per capire come funzionano le balestre. Le balestre disdegnano tutti, guardando fa cagare. I Viking sembrano molto eccitati con le balestre. Vabbè. E oltre a questo, la cosa più interessante probabilmente è una scatola contenente 10 ampolle di fuoco dell'alchimista. Cazzo, questo sì. Carino. Queste le piglie. Perfetto, finita di esplorare questa stanza vi dirigete verso l'altra dove Tauno identifica, come dicevo, aure malvagie. Hai dentro da te? Due o tre, non mi ricordo. Infatti stavo chiedendo. Tre.
No, no, te le do tutte e 10. Mi sono incazzato. Io apro la porta. Aspetta. Sì, preparo l'azione. Quando lui apre la porta, se vedo uno stile carico. Ok. Tirare una fiala dell'alchimista a un nemico con un colpo diretto è un'arma improvvisata, quindi è meno 4 o no? Non è un'arma improvvisata, cioè colpo diretto nel senso che non miro all'intersezione dei quadretti ma miro al nemico. Non sì, è possibile, cioè non... Cosa, col fuoco dell'alchimista? Oggettivamente non ti conviene però, infatti ti conviene l'intersezione, il tiro è più semplice. Però faccio anche solo danni in espargimento, non quelli. Ma è un'arma splash. Raga, è un'arma splash, non devi pensare all'armatura. Basta toccare il touch, è range touch. Sì, quello sì, lo comunque... Se tu invece li tira sul bersaglio, tiri sul quadretto occupato dal bersaglio. Il bersaglio prende i danni precisi. No, perché tu devi mirare all'intersezione, non al quadretto. Quando fai il danno da... Vabbè, dai. Cioè, vabbè. Vabbè, dai ragazzi, sì, entrate all'interno della stanza, fondate la porta. Il soffitto di questa stanza, alto 4 metri e mezzo circa, è sostenuto da 4 colonne di pietra. Il centro della camera presenta una depressione a forma di ciotola, lasciando un anello largo, circa 1,5 metri di terreno, in piano intorno al perimetro della stanza. Resti di una bassa ringhiera di legno segnano il bordo della depressione, ma il grosso della recinzione è crollato. Una grossa sedia è posizionata al centro della stanza, accanto a un tavolo su cui sono ammucchiati tagli di carne rancida dall'aspetto dubbio. Sopra questa sedia vi è seduto un grosso troglodita che sembra starsi sollazzando con la visione di due altri trogloditi che stanno combattendo tra di loro. Come assiste a questa scena, Kira, tra un'emozione di disgusto e di rabbia nei confronti di questi esseri, ti lancia la carica verso il primo di loro. Tirami per colpire. Dodici, ti dico subito, Google Diet Pathfinder, preso la scovista, no, niente. Ok. Praticamente gli arrivi sotto, ma il troglodita sembra effettivamente avere la pellaccia dura, più dura di quanto ti aspetteresti. Faccio un passo. Ok, iniziativa. Sì, iniziativa. Bello, cazzo. Oggi andiamo bene. Sì, ma adesso c'è lui, la bacchettata del raggio. Lui c'è il troglodita. Lo scioglie. Adesso si sentirà potentissimo. Ma magari per terra c'è dell'equamo infiammabile, prendiamo tutti fuori. Ah, che la dana botta sulla colonna, fallo vedi giusto, tetto. Allora, 15... Ah, 9... 6... Chira... Aspettate... Ok, Aidan. Se tiro una fiaschetta dell'alchimista da qui, ho la possibilità di essere disturbato da lui? No. Cioè, in realtà sì, ti darebbe, penso, soft cover, no, quindi... gli alleati non forniscono soft cover. Sicuro? Sì. Ok, allora niente. Però sai cosa che fornisce soft cover? Il muro. Poi soft cover è quando sei adiacente a una roba, non semplicemente in linea. Sì, comunque sì, c'ha occultamento. Cioè copertura parziale del muro.
Sì. Okay, dovresti spostarti a quello sotto di me. Così non avrebbe niente. Sì, così lo prendi dritto. Ok. Però con lo spargimento dovresti prendere anche Akira, mi pare. No, ma infatti. Ah, già, ma poi lui ha anche quella resistenza al fuoco. Bravo. Via, tiro. Fotte sega. Su touch, vero? Sì. No, non hai preso. La fiaschetta va a schiantarsi sul terreno adiacente al mostro e ad Akira. Akira viene investito da una vampata di fiamme che però non lo scalfiscono nemmeno. Il mostro fortunatamente riesce a schivarlo all'ultimo momento prima che venisse colpito. Sembra Tauno, incontri lo sguardo del troglodita più grosso in fondo, sembra sorpreso e divertito. E tocca a te, Tauno. Sì. In realtà mi fa abbastanza disgusto il tizio che si sollazza guardando altri bestie combattere, però credo che lo combatteremo dopo. Mi sposto qua, movimento, tanto questo che mi sta dietro non causa attacco d'opportunità, ma sì, no, cerco di evitare quello dell'altro. E dopo, insomma, causo add su questo di qua, perché attacco questo, perché provochi. Ok, no, aspetta, che provi? Perché gli entro in minaccia, ragazzi. Sei solo entrato, non è lui il berserker. Sei solo entrato e basta. Provochi solo quando esci dall'area minacciata. Ok, meglio così. Volevo sfoggiare il mio più uno contro gli altri. Piuttosto li provochi per prenderli. Guarda, c'ho la fattura, merda! Tira per colpire. Più due, triste. Perfetto, ti avvicini al troglodita e dai calcio alla caviglia, lo sbatti per terra. Ok, Akira. Full round sul povero Cristo. Vabbè dai, mo non offendiamo i lucertoloidi. Aspetta che ho perso la scheda, ok. Sono 15 il primo, 25 secondi. Perfetto. Un unico pugno diretto alla faccia del mostro, così forte da farlo andare a sbattere contro Tauno, che viene investito dal cadavere ormai del troglodita. Sangue e schifezze varie che evidentemente si trovavano nella sua bocca fuoriescono e si sparpagliano ovunque nel raggio di un metro. Ok, passo di un metro e mezzo qua. Ok. Perfetto. Il troglodita di fronte a te ha una prova ad alzarsi di scatto, come vede il suo compagno polverizzarsi. È un attacco d'opportunità. Cerco di mollare un bel fendente con la Wakizashi. Sfram. Perfetto. Riesci a colpirlo. Lui come si sta alzando viene investito dal tuo attacco. Ok. Non è morto però. Ancora. Quest'altro troglodita, il più grosso, che stava seduto sulla sua sedia, si alza e monta sul tavolo, Akira, di fronte a te, di scatto. Tu praticamente eri impegnato ad osservare il campo di battaglia in generale e ti giri proprio verso di lui quando
ti sta scaricando addosso una serie di attacchi. Grazie alla tua prontezza riesci a pararli tutti col tuo guanto scudo. Ma è in air ground, cioè non... sta più alto, cioè conta come air ground. Sì. Ok. Cioè non di meno, però i suoi attacchi sono potenti, sono effettivamente più forti di quelli di un troglodita normale, e impugna una Morningstar. Ma Aidan. Ok, faccio un passo avanti, anzi ne faccio due. Uso uno dei miei D20 della fortuna. Sì. Ok, direi che può andare. Range è 4, quindi 16, tiro un'altra fiasca dell'alchimista contro di lui. Perfetto. Muori, abominio. Sono di 6, no? Ah, scusi, sì, sono un D6. Sì, hai ragione comunque, Andy. Solo che mi suona strano chiamarla Stella del Mattino. Si chiamava veramente terribile. Si chiamava veramente così, non aveva un altro nome. No, si chiamava Stella del Mattino, purtroppo. Madonna. È quasi una bella cosa, impugna la Stella del Mattino, che bello. Ce l'ha, sì, anche, cioè... ce l'ha anche la prossima turno. Ah, aspetta ragazzi, mazza chiodata. Cioè, effettivamente mazza chiodata, fine. Capito Andrea? Ho il prossimo turno? Ok. Anche se si sposta? Sì, ce l'ha addosso, brucia per due turni. Ok, vedete il troglodito che viene investito da questa fiammata dirompente, dalle connotazioni verdognole, quasi come se avesse delle sfumature di quel colore. Inizia ad urlare dal dolore. Tauno. Quello che sta urlando dal dolore è quello che c'è davanti o il grosso? No, quello grosso. Io intanto cerco di dare l'ultimo colpo a... Vai. Penso che sia morto. Sì. Sì. Il troglodita sembra buttarsi su di te con tutte le sue forze quando tu... beh... lo tagli in due. E lo guardo sprezzante per la sua disgustosa natura e poi mi porto alle spalle del troglodita. Perfetto. Achille. Ok. Allora... il primo attacco è sul tavolo, sulla gamba del tavolo, per spaccarlo e farlo cadere. Prova di spezzare. Beh, colpite in automatico perché è un oggetto. Sì. E... faccio... però tirami... faccio i danni del primo colpo. Cioè, oddio, in realtà... cioè, tu potresti fare una prova di spezzare o potresti provare a danneggiarlo, cioè sono cose diverse. La prova di spezzare fa il danneggiamento su un oggetto, altrimenti devo fare una prova di forza per metterlo in broken. Sì. Ah sì, la prova di spezzare supera... scusatemi ragazzi, ho una dimenticanza su questa cosa. La prova di spezzare cosa cambia sostanzialmente da un attacco normale? Supera la resistenza, la riduzione del danno? No, come funziona? Semplicemente sei abilitato a fare danni a un oggetto piuttosto che al target. Ma non è una prova di spezzare, è un attacco sull'oggetto. Perché l'oggetto non è attendente da qualcuno, è lì. Il che lui ci sia sopra. Ah, ok, sì, perché è fermo semplicemente. Ok. Quindi è un attacco diretto al tavolo. Perfetto, tirami il tiro sul danno. Questo qua è il tiro sul tavolo. 13 danni al tavolo. 13 danni al tavolo. Ok, sufficienti per spezzare la gamba, chiaramente già precaria di suo. Il troglodita
È il troglodita con un'agilità senza pari riesce a mantenersi in equilibrio e a atterrare sul pavimento senza cadere. Perfetto. E poi l'altro attacco è in faccia a lui. E però... che non riesce a colpirlo perché hai calcolato male i tempi di caduta e praticamente va a vuoto. Però almeno non è in higher ground. Quindi, wow. Esatto. Lo stesso troglodita, chiaramente l'unico rimasto, il capo, prova a darti un colpo con la Morningstar che va a segno. Sono 7 danni. Provi a pararti con lo scudo guanto Akira, ma l'impatto di un'arma contundente è così forte che senti il tuo corpo, le tue ossa vibrare. E... grugnisco per il dolore, ma... no, ho sbagliato. Ok, niente, grugnisce per il dolore. Ma tengo botta, nel senso che cerco di spingerlo contro Tauno e chiuderlo in una morsa. Perfetto. Aidan. Ok, mi muovo qui e provo a colpirlo con l'Astrum, non per far danno, ma per aiutare Akira. Ok. Ho più 2 al prossimo tiro. Perfetto. Tauno. Io provo a tripparlo. Stai giù, gli grido. Più 4, 28. Tauno, lo spingi vigorosamente verso Akira, il quale praticamente gli fa uno sgambetto. Certo, più che sgambetto è un calcio caricato verso gli stinchi del mostro, il quale cade a terra prono. Akira. 19. Preso solo col primo. Ok, però tu, Aidan, non hai tirato i danni del fuoco, il secondo round. Hai ragione. Sì. 3. Preso col primo, 16, perfetto. Sembra non demordere, per quanto sia a terra, esausto. Affaticato e segnato da tutti, bruciato, segnato da tutti i colpi che gli avete dato, vi ringhia contro. Sì, prova a rialzarsi. Avete un attacco d'opportunità. Incredibile, ce l'ho anch'io. Sì, posso farlo. Che... ok. Beh, fallo. Eccolo. Ho fatto 0. Allora, vedete com'è la scena. Il mostro prova a rialzarsi. Tauno gli lancia un fendente sulla schiena, abbastanza forte da farlo tentennare, ma non così forte da ucciderlo, da scalfire la sua pelle. Aidan inizia a muovere il suo Astrum davanti a sé, così come istintivamente per proteggermi mentre si alza. Esatto. E Akira, mentre il troglodita viene spinto dal colpo di Wakizashi di Tauno verso di lui, con un singolo colpo in pancia riesce a penetrare all'interno dello stomaco del mostro. Ti calzerò come un guanto. Mi ricordo un sacco la scena di Gunpow. Cioè, letteralmente il braccio fino a metà dentro il suo stomaco. Io seguo la mano ad Akira. Il troglodita ti guarda con gli occhi sbarrati e ti sputa sangue in faccia. Sputa. Gli prendo. Cerco il cuore da dentro. L'ultima cosa che farai. Cerco il cuore da dentro. cioè a tastoni, tipo. Tanto ormai. Faccio schifo, quindi voglio dire. Sì.
se rumi bene ti arrivi. Ok, glielo afferro, glielo strappo via. Il troglodita ormai aveva già perso la luce negli occhi da qualche secondo prima che gli strappassi il cuore. E lo butto a terra. Inizia a essere veramente disgustoso, Akira. Sì? Sì. Peccato. Mi sto divertendo così tanto. Vediamo se hanno qualcosa che valga la pena portarsi via. Sì, fossero una mazza ferrata, chiodata, scusatemi, di ferro freddo più uno. Minchia. Si chiama Stella del Mattino, te l'ho fatto vedere prima che era mazza chiodata, c'è un'altra forma. No, mazza chiodata o Stella del Mattino, Wikipedia dice. No, Wikipedia non è affidabile. Sì, però ragazzi, dai, Stella del Mattino mi rifiuto. Ho capito, lo so che è un grosso troglodita con una stella del mattino del cielo. Cioè, che cazzo, io mi immagino un troglodita con un fiore in mano giallo, tipo dorato, non lo so, Stella del Mattino. Quella è la tua mente malata. Che cazzo è Stella del Mattino? Sembra un fiore, ragazzi. Era... Cioè... Veniva usata da quei guerrieri, magari che avevano a che fare con il concerto divino, come i chierici. Cioè... Sì, ma avete presente i fiori che sbocciano tipo all'alba? Ecco, la storia del mattino, non è quello. Ma quello perché tu c'hai l'istinto fioraio, mica per altro. Andiamo. Oltre alla storia del mattino trovate anche due pozioni di cura ferite leggere sul cadavere del mostro. Me ne bevo una. Così impari a non usarlo. Comunque, scusate, ho sbagliato, in realtà non era uno 0 ma era un 1 perché non ho considerato il bonus di potenziamento dell'arma. Non te cura troppo, Akira. Non sia mai, eh. Era una pozione? Sì. Perfetto. Dunque... Dunque. Cazzo, mi si è strappato il libro. Sì, il manuale. Osservo oltre questa porta. Allora, questa porta, innanzitutto non riesce a vedere oltre. E in secondo luogo è una delle pochissime porte, forse è l'unica, mi pare, che avete trovato bloccata, chiusa, a chiave. Abbiamo chiavi... Provo una delle chiavi del mazzo. Si apre. Avete la chiave del faro. Ah, è un passepartout? Bella, provate, a quanto pare sì. Oh, bella, ok. Come la inserite però si spacca. Aprite la porta ma no. Si spacca. Evidentemente, come avevate notato, era troppo marcia e dovevate ripararla in qualche modo. Infatti. Non l'avete riparata e... Ma come? Non avevamo detto che lui c'aveva l'incantesimo? No, abbiamo detto, sarebbe bello se avesse l'incantesimo. Ah. Bene, aprite la porta, vi trovate davanti a un piccolo corridoio che dà su un'altra porta. Aprite quest'altra porta e vi ritrovate in una camera puzzolente che trasuda umidità. Rivoli d'acqua... Niente. Rivoli d'acqua... colano lungo le pareti tra massi di funghi dall'aspetto nauseante. Tra ceste per il bucato lungo, le pareti sono completamente intasate da cumuli di muffa e funghi, ancora più ripugnanti. Alcuni cresciuti fino a raggiungere dimensioni prodigiose, come il grosso cumulo di muffa verde al centro della stanza, da cui spuntano dozzine di funghi dal cappello viola. Conoscenze natura? Vai. Non so perché, ma quel cumulo di funghi mi mette una fame. A me non è che mi ispira molto la cappella viola. Preferisci i flauti? Preferisci i flauti dritti? Esatto. Beh, allora, Aidan, scusatemi, Aidan, la maggior parte dei funghi sembra essere innocua. Mm-hmm. Ma? E quella è la seconda piccola parte. No, esatto. Ma niente, non, cioè nel senso la tua esperienza riguarda... sì, nel senso, quelli che riconosci sono... Fammi indovinare, quelli viola non li conosco. No, non li conosci. Nel dubbio ce ne andiamo, cioè non è che ci mettiamo a mangiare i funghi che troviamo... Sì, no, dai ragazzi, obiettivamente, fanculo del metagame, cioè è un fungo.
Vuol dire... infatti, più che altro, cioè, non mi sembra una scelta saggia mangiare funghi che riescono a fare. Ma non c'è un cazzo, quindi andiamocene. Sì, ecco, bravi ragazzi, bravi. Vabbè, prima faccio le tech magic, perché comunque sia, sai, una stanza in un dungeon. Come state per andare via, il fungo centrale inizia a muoversi e camminare verso di voi. Shit. A che velocità? Molto lentamente. Chiudo la porta. Cioè, avete, il tempo, avete il tempo di chiudere la porta, sì. Esatto. Per scesuro, non è possibile. Certe cose non credevo che le avrei mai viste nella mia vita. Ma poi sì, non è una creatura malvagia, non è intelligente, cioè via, andiamo via, non importa. Avrete sulla... che scoprimmo nel futuro che il fungo in realtà... avrete sulla conoscenza almeno una... almeno uno degli esploratori del castello futuri. Giusto, hai ragione, però. Sul muro scrivo, attenzione, funghi, funghi dentro, non aprire, funghi all'interno. Don't dead open side. Esatto. Uffa, uffa, lo sto finendo. Stasera siamo sul meme andante. Che vuol dire don't dead open inside? È un meme della prima puntata della prima stagione di The Walking Dead. Non era don't open dead inside. Sì, chiaro. Però per come... guarda, eh, lo ritrovo. Fatto. Ah, perché era l'allineamento delle scritte. Eh sì. Sì, in effetti è stata una pessima scelta. Ok, ragazzi, vabbè, non perdiamoci troppo. Questa. Vabbè, comunque lo scrivo con un carboncino, qualcosa. Attenti, c'è un cazzo di corna. Con le corna. Ok, dunque. Un ammasso di stalattiti e stalagmiti riempie questa bassa caverna, lasciando libero da ostruzioni solo un varco largo 1,5 metri lungo la parete sud. Aure malvagie? Niente, non v'è niente. L'unica cosa che vi attira la vostra attenzione è il varco. Potrebbe essere una via d'uscita. Vediamo un po'. Esploriamo questa stanza. Sì. Ok. Io rimango guardingo. Beh, iniziate a guardare bene, a cercare attraverso il varco se ci fosse qualcosa. Ed effettivamente, il varco stesso termina con una porta segreta chiusa a chiave. Ma il nostro passaporto è rotto, quindi ciao. Vabbè, possiamo sempre farlo a pezzi. La mia porta segreta generalmente magari tipo una parete che si sposta, non lo so se... Com'è che è l'anello dell'ariete in inglese? Bella domanda. Ariete in inglese si dice... Si dice RAM, quindi RAM ring, but find read, forse. Ring of the RAM. Ring of the... cosa è questo? No, non può essere questo. Sì, è questo. No. Comunque basta, no, nulla. Sì, è questo. Ve lo linko. Non è niente, se viene consumato una carica, 2 di 6 si vengono quasi 2, 3 di 6 meno 3, si sono andati a distanza, girato 15 metri, colpo il notevole, proprio eccetera. Eschista Rama Combat Maneuver Bonus of più 17, sì, Cristo Dio. Grande, forza 25. Perché avevo più 17? Perché caster level più forza 25, tipo. Cioè, usa il ball, cioè Legends. No, sì, cioè... sì. Ma lo sto leggendo. Vai, trovato. Vabbè, penso che un personaggio con forza 27 sia abbastanza. Anche 25. Sì. Uso una carica e gli sfondo la porta. Ok. Perfetto. Devo tirare forza. 25, 18, 4, 25, 22, 6, 24, 7.
7 cosa? Un di 20 più 7. Non, ma aspetta, non usavi l'ariete? È una prova di forza per sfondare la porta con forza 27. Ah, sì, scusami. No, aspetta, forza 25 se 25, si usi sì, una carica. Quindi più 6, è 18. 18, ok, niente, non si sfonda la porta. Evidentemente è spessa, è molto resistente. Dammi la mano, Town. Faccio una prova di forza per aiutare. Spendo 3 cariche. 3 cariche, ok, forza 29. Quindi più 8. Ok, Town più 8. Insomma, più 8, più 2 di Town. Più 10 totale. Dammi una mano, fratello. Sei sicuro? Ogni piccola cosa conta. Ok, quindi, magari no. E invece. Notate che Aki raccarica il pugno e il suo braccio destro. Sì, il bicipite del braccio destro si ingrossa esponenzialmente, come diventa praticamente il doppio della sua misura normale. Vai, tira. Ne faccio schifo, lol. Affanculo. Niente. Vedete come quando va a sbattere sulla porta il bicipite ritorna alla sua grandezza normale, come se la massa si spostasse gradualmente dal bicipite al braccio, alla mano, la quale si ingrossa ancora di più, e poi sulla porta, diffondendosi in un'onda d'urto che però non riesce a spaccarla. Non potremmo semplicemente farla a pezzi con le mazze? Sì, è la cosa migliore. Anzi, prima di tutto vedo se c'è tipo... mi prendo 20 di perception e vedo se c'è un qualche meccanismo per aprirla. Tra l'altro Kelda si è persa. Kelda era andata a farsi un giro per il castello, come vi ha detto che... Dopo no, vi ha detto che è andata a cercare qualche tesoro da sgraffignare. Infatti... faccio 26 tipo di perception, vedere se c'è qualche cosa per aprirlo. Ok, 26 di perception, niente, l'unica cosa che ti viene in mente è che effettivamente si potrebbe scassinare, ma nessuno qua è competente. Come no? Scassinarla con i pugni. Esatto. La scassino a pugni. Che materiale è? Quindi alla fine questa porta. Ok, scassina la pugna. Questa porta è di legno. Ma non carica della giovente che ha tanto fuoco. Beh, sì, potrei bruciarla effettivamente anche con una fiala. Però voglio dire, abbiamo tutto il tempo. Potremmo farla a pezzi, pezzo per pezzo. Sì. Dunque iniziate a farlo a pezzi pezzo, sì, a pezzi pezzo per pezzo, e dopo una mezz'oretta che siete lì, soprattutto Akira che continua a tirare pugni su pugni, distruggendosi le mani, riuscite a sfondarla completamente. Ciò che rivela è un passaggio che si snoda verso il basso, oltre le rocce, terminando presso... una seconda porta segreta. Oh no. Chiaramente la porta segreta in questione è chiusa come questa e continuate a provare a sfondarla. Dopo un'altra mezz'oretta le mani di Akira sanguinano ormai, sono pieni di pezzi di legno inflati un po' ovunque, e oltre questa seconda porta c'è una caverna che viene parzialmente inondata dall'alta marea, ma che conduce ad una stretta spiaggia alla base della scogliera, 18 metri sotto al castello. Akira, ti avvicini fuori sulla spiaggia, senti la sabbia sui tuoi piedi che ti fa affondare un pochino.
tu guardi in giro e noti l'arco che l'arpia aveva buttato presumibilmente in mare. Wow, che fortuna. Siano lodati gli dèi. Davvero. È un arco composito più uno, ti dico di quanto, della forza. Arco lungo composito più uno, senza forza, a quanto pare. Che merda. Ah, mi fa malissimo. L'acqua, no? L'ho rovinato un po'. Spaccato la mano. Voi vedete Akira che dolorante sussurra tra di sé, spaccata la mano. Sono abituato a tirare pugni alle cose, ma non per così lungo tempo. Ti serve una cura? No, adesso mi passa, è solo indolenzito. È lo stesso allenamento che facevo su al monastero. Non fosse per l'arco, quasi sarebbe il momento giusto per dire, l'avevo detto. Ehi, ti ho trovato un buco per Salero. Esatto, ripensaci a questa cosa quando glielo regalerai. Se poi stasera scopri, è merito mio e della mia mano. Fraintendi i miei interessi. Eh? Che cosa? Non ti interessa? Stronzate. Certo che ti interessa. Non sono carnale come te, il mio sentimento verso Shalero è tutt'altro animo. Seriamente? E me ne vado tipo tutto impettito. Dai, guarda che ce l'hai attaccato anche tu, cioè non serve solo per pisciare. Come intendo menare il mio ugello sono questioni personali. Infatti lo meni tu, non lo menerei, è questo il problema. Sporgo un attimo indietro. La purezza del corpo e della mente sono fondamentali per la via di... Certo, la purezza è per questo che devi far uscire quello che c'è dentro. Lo ignoro finché non abbiamo finito di fare il giro per tornare dove sono le chiavi. Ok, perfetto ragazzi, siete effettivamente siete arrivati alla grata. Metti anche Kelda se c'è. Sì, 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 che, insomma, durante le vostre perlustrazioni per ritornare alla grata, effettivamente avete ripescato Kelda e Spivey che si erano allontanate. Insomma, Spivey sembrava gradire la compagnia di Kelda per qualche motivo e l'ha seguita a rubacchiare un po' di qua e di là. Sempre per rispetto dei morti. Sì, ovvio. Mettiamo queste chiavi, queste presunte chiavi di Loki. Ok. Inserite le chiavi, le rispettive chiavi nei rispettivi stemmi. Quello del sole e quello della luna. Lentamente la sala cinesca di ferro scompare nel terreno. Riuscite dunque a vedere all'interno della stanza. Le pareti di questa camera sono di pietra liscia, sporche di antiche macchie di sangue e segnate da profondi e violenti solchi. Sul pavimento giacciono grossi cumuli di polvere, mentre a sud-ovest immense porte di pietra penzolano aperte sui cardini, rivelando oltre di essa varie camere di sicurezza vuote. Il pensiero va a pagare quello che poco sopra era successo sulla scalinata piena di sangue e tagli sui pavimenti. Aspettate ragazzi, non ho finito. Perché quando abbassate la saracinesca, la polvere sul pavimento vortica nell'aria, fondendosi in una forma minacciosamente indistinta, che assume l'aspetto spettrale di un uomo tirano anziano ma di bell'aspetto. Lo spirito assume una posizione difensiva, tenendo la sua katana davanti a sé in modo minaccioso. Tu, Akira, non sei ancora entrato in realtà, questo succede... Appena non sembra, non attacca nessuno, rimane lì in attesa. Allora, prova di percezione.
Tutti quanti? Sì. Che palle non sapere il Tiano. Vabbè, e neanche il Micaiano. Il Micaiano sì. 20. È un 18. Oh, dai. Cristo santo. È un 18. Akira. 24. Akira. Ti ricorda qualcosa? Anzi, qualcuno. Sei stato almeno una volta in casa di Ameiko, per quanto insomma fosse strano, ci sei passato. Hai visto un ritratto del vecchio Rokuro, il nonno di Ameiko, che è esattamente identico al volto di questo spettro. Ok. Ave a te, Rokuro. Lui abbassa la spada, spalanca gli occhi e si blocca restando immobile. Parla con una voce afflitta. Io riconosco questo nome. Era il tuo. Nell'istante successivo solleva le braccia e piange in preda all'angoscia. Ok. Con le lacrime di polvere che gli scorrono sulle guance incorporee, riguarda. Prendo dalla mia sacchetta il fiocco di Ameiko che porto sempre con me. E gli vado vicino. Portate il sigillo via da qui. Non è più al sicuro. E io non sono più degna di custodirlo. Faremo come richiedi. Il fantasma punta il dito in direzione del muro sulla tua sinistra, Akira, mentre pronuncia queste parole. Poi, con un alto grido agonizzante, si dissolve in polvere e viene distrutto. Ok. Mi ritiro il fiocco, volevo farglielo vedere, per dire che, insomma, per raccontargli due cose, però. Sì, non sembra... Molto prima. Ha posto a termine il suo dovere. Dove puntava? Di qua, tipo? Sì, fatemi una parola di percezione. 26, prendo 20. Cioè, in realtà, sì, prendi 20 e grazie a effettivamente le indicazioni di Rokuro riesci a trovare un'entrata segreta che non avresti trovata altrimenti, ne sei sicuro. Ok. Ok. Ti dico subito. Ah, qua. Questa camera sembra essere stata scavata solo in parte. La porzione orientale resta una parete di caverna grezza. Tre scrigni in legno scuro fasciati di bronzo sono collocati lungo la base di questa parete grezza. Faccio una prova di prendo 20 di nuovo. E per cercare trappole. Sì. Non vi sono trappole. Ok, apro il primo allora. Questo qua. Gli scrigni sono tutti identici. Sì, sono tutti identici. Aspetta, uno. Aspetta un secondo. Annullo la mia azione di aprirne uno. Perché il tesoro oltre i due sigilli nella terza volta. Però a contare da sinistra. Quindi 1, 2, 3. Questo qua. Ah, nella terza volta. Perché se sono. No, non sono della terza volta. The third volt. In inglese. Quindi non è la volta, ma è il terzo coso. Ma a parte quello. La terza camera. Sì, è vero. Che puttana porca troia. Ma non sto male. Non è la terza volta. The third volt. Esatto. E tu arrivi e dici, ma ce ne sono solo due, what the fuck. Regà, giochi uniti. Esatto. Giochi uniti. giochi uniti. Insomma, vi sono tre forzieri, come dicevo. Niente lì, allora sì, cioè, pensavo che fosse la terza volta di queste qua, invece niente lì, apro uno per... Ma apriamo allora uno, tipo... Allora, quelli di destra e sinistra sono bloccati. Vabbè. Problema di...
problema da risolvere. No, ce li portiamo così come sono. Infatti. Vengono via. Invece... Quello centrale invece si apre al primo tocco. Ok. Se dice tocco gli viene la voce sensuale. All'interno trovate una scatola abbastanza grande, rossa, raffigurante dei rilievi di un drago chiaramente orientale, nero, che si dirama su tutta la lunghezza della scatola e l'avvolge completamente. Posso fare qualche check, non so, religione, storia, nobiltà, storia, non so se c'è. No. Vabbè, si apre. Potete fare, anzi, sì, potete fare storia. Storia. Farò il mio check di storia, fatto. Non ce l'ho. Okay. Ah, la faccio io. Ah, già, è che in background storia, quello che non la trovavo. Io non ce l'ho. Perfetto. Bene, non lo sai. Ragazzi, aspetta, vi mando la foto sul gruppo di quello che vedete. Non la puoi mandare qua? Sul gruppo di Facebook? Sì. Ah, non... perché fai la foto del cellulare. Sì. Perché non carica sta merda? Ecco. Non leggete sotto. Va bene. Io tanto ancora non la vedo. Insomma, c'è questa scatola, non ho capito. Sì. Ma in realtà sono tre scatole o cosa? Non ho capito. Appare come una scatola, cioè non è... Tutta intera. Sì, è come se fosse chiusa, ecco. Ok. Chiudo se non leggo. Vai, non leggete, ragazzi. No, infatti. È lì, di fronte a voi. Ok, nel senso, la do ad Aidan. Tieni. Una scatola dentro una scatola? No, troppi francobolli. No. È una scatola. Gliela do ad Aidan, tienila tu un attimo. Tanto per vedere la roba. Io la prendo, esco e comincio a esaminarla all'esterno. Con l'individuazione del magico? Sì. Scusate. Allora, ok, aspetta. Dimmi se ci sei quando... Aspettiamo, voglio aspettare... Sì, Andrea. Sì. Faccio una prova, Andrea, visto che siamo fermi. Ok, aspetta, ma è tornato? Sono qua, però devo fare una roba di lavoro intanto. Puoi ascoltare? Sì, nel frattempo? Certo. Ok, perfetto. Aidan, come al solito, lanci l'incantesimo in direzione del magico. Come i tuoi occhi, la tua mente inizia a razionalizzare quello che hai davanti, non riesci a credere che un'aura di tale potenza appartenente a tutte le scuole di magia possa esistere effettivamente. È l'aura più forte che tu abbia mai visto, una di quelle aure di cui si
parla semplicemente nelle leggende di quegli incantatori così forti da conquistare intere nazioni solo tramite la propria volontà. Ti disorienta, devi smettere di osservarla con la magia, devi sederti un attimo e riprenderti perché è stato effettivamente uno shock piuttosto forte per la tua mente. Appoggio la schiena al muro e mi trascino giù fino a sedermi in modo abbastanza palese che sia successo qualcosa. Io sono Tauno. Sì. Questo cubo emana un'aura fortissima, schiacciante. Prova a esaminarlo anche tu. Provo a vedere se non ha aura malvagia. No, non emana aura malvagia. Alla luce di questi fatti non è corrotto. Ok, off-game, alla luce di questi fatti posso tentare un'altra prova di conoscenza, magari arcana? Sì. Ok. Anche divina, se ce l'avete. Sì? Cioè religione, intendi? Sì. Non sapete bene cosa possa essere, se non che è chiaramente un artefatto di natura non umana, non mortale, non di questa terra. Fratello, che succede? Aido? Qualsiasi cosa sia questa scatola, è certamente la cosa più importante che si trovi qui dentro. La sua aura è incommensurabile. Bene, allora Tauno, forse sarebbe il caso che la tenga tu. Annuisco, farmi la ripongo nella mia sacca. Bene, prendiamo questi scrigni che ci sono per terra e andiamoci. Come Tauno, come tocchi la scatola? La tengo in mano io la scatola. Sì, insomma, come la tocca Tauno, insomma, la fa per prendere, sì, il coperchio sopra, si toglie, sì, una svista, una sbadatezza, forse una mano messa lì per sbaglio, insomma, il coperchio cade a terra con un tonfo, rivelando la natura di ciò che si cela all'interno della scatola. Una statuetta di te, un drago orientale con delle iscrizioni in tiano. Prima che effettivamente abbiate la possibilità di razionalizzare ciò che state vedendo, cadete in una trance in cui iniziate a sperimentare delle visioni molto vivide. Vedete un esercito di temibili demoni dalla pelle infuocata, dagli occhi truci e dalle zanne taglienti. I demoni indossano armature orientali, impugnano armi esotiche ed emergono come una tempesta da un'ampia foresta, per poi discendere su una nazione popolata da tiani. Questa visione è rapidamente seguita da un giovane uomo, vestito con abiti regali, sorveglia un semplice pozzo con un amico al suo fianco. Improvvisamente l'amico si ingrandisce fino a raggiungere una dimensione di circa 3 volte quella originale e viene avvolto da una spaventosa armatura di giada. Il guerriero estrae una spada e colpisce il suo regale amico, per poi sollevare trionfante l'arma insanguinata. Una terza visione mostra invece un giovane tiano che consegna una bellissima spada ad un orfeno, riccamente vestito, in cambio di una semplice borsa d'oro. Conclusa questa visione, vedete la vostra amica Meiko, la fiamma di Akira, risvegliarsi dal suo sonno profondo,
ma vestita con abiti eleganti, degni di un'imperatrice. La donna riemerge dal suo sonno, non in un'umile carovana varisiana, ma da un giaciglio adagiato tra le braccia di un trono di giada. Queste visioni per voi durano un batter d'occhio, ma in questi fugaci momenti riuscite ad apprendere tutto ciò che vogliono trasmettervi. Sapete che le terre che avete visto erano quelle del Minkai, e che l'uomo visto morire per mano del guerriero di giada non era altro che l'imperatore Shigure. Sapete che il vero cognome di Ameiko Kajitsu è in realtà Amatatsu, una delle 5 famiglie regnanti del Minkai, anzi, l'ultima famiglia reale superstite. Riconoscete nel giovane Tiano con la spada il nonno di Ameiko, Rokuro Kajitsu, precedentemente Amatatsu Tsutoku, mentre vendeva Suishen, la leggendaria spada di famiglia, al mercante Ulfeno Finn Snevald, nella città di Karlsgard, per finanziare la fuga e l'esilio della sua famiglia. Sapete anche che Suishen è intelligente e che, se recuperata, potrà rivelare molte altre conoscenze sul retaggio della famiglia Amatatsu. Inoltre sapete che la stessa Meiko non è altro che l'erede della sua stirpe. Infine, siete consapevoli di tutti i poteri e le abilità che il sigillo degli Amatatsu, che dalla sua scatola di interdizione vi concede, incluso il pericolo di lasciarla aperta, cosa che consentirebbe agli Oni delle 5 tempeste di rintracciare nuovamente il sigillo. Vi sentite come infervorati, rinvigoriti da una potenza divina fuori da ogni misura. Siete stati investiti, e lo sapete, del titolo di regnare sul Minkai come eredi di Ameiko. Nel caso le succedesse qualcosa, siete voi che dovete portare avanti la dinastia. A tutti gli effetti siete stati investiti come nuovi rampolli di questa famiglia imperiale, con tutto quel che ne consegue, tutto il peso della sua importanza. Sorrido, in realtà, a sentire questo peso. Avete visto? Siamo di nuovo fratelli. È il destino che ci vuole fratelli. È il destino che ci vuole vincenti. E noi lo compiremo. Andiamo via di qua. Anzi, chiudi la scatola prima che i miei fratellini possano arrivare. Mentre Akira parla, io mi corretto a chiudere la scatola e rimango basito. Sì, siete chiaramente sconvolti. Akira sta prendendo la cosa insomma, con eccitazione, ma chiaramente lui e voi siete tutti segnati da questa cosa. Avete sperimentato delle visioni piuttosto, a suo modo, violente, vivide, che sono penetrate nella vostra testa e vi hanno comunicato che non siete altro che i legittimi regnanti di una nazione lontana migliaia di chilometri da dove siete adesso. Sì. Un semplice viaggio che doveva essere semplicemente una specie di scoperta sul retaggio di Ameiko, che chiaramente non immaginavate fosse così importante, si è rivelata essere solo l'inizio di un viaggio ben più grande, solo l'inizio di un'avventura che vi porterà a fronteggiare demoni che non conoscete, che non immaginate nemmeno nel subconscio, nell'anticamera dei vostri pensieri. Ok, io tipo stringo a me la scatola come se volessi tipo proteggerla, evitare che cadesse in mani sbagliate. Chiudila, fratello. Annuisco abbastanza scioccato. In realtà, allora, vedete che Akira sul viso, gli occhi sono dilatati, il sorriso è fiammante, e tipo non vede l'ora. Cioè, più che spaventato da questa cosa, non vede l'ora di affrontare un esercito. Cioè, proprio si legge in faccia. È come se all'improvviso tutto avesse senso. Cioè, tutto quello che ha fatto avesse improvvisamente trovato il modo per cadere nel modo giusto. Io guardo, lo riguardo. Ameiko, dobbiamo tornare da Ameiko. Sì.
sapete quali sono, scusatemi, ve lo, cioè continuate, ma vi volevo dire quali sono i poteri del sigillo. Ok, sì. Sapete, come vi dicevo, cosa può concedere? Ha una quota, chiaramente, fermo restando che per utilizzarlo dovete aprire la scatola e dovete esporvi allo scrutamento degli ioni. Okay. Però in caso di necessità sapete che il sigillo ha una quota giornaliera di 5 cariche e può lanciare i seguenti incantesimi su un erede della stirpe: cura ferite gravi, rimuovi malattia, rimuovi maledizione o ristorare. Ogni incantesimo lanciato consuma una carica giornaliera. In alternativa, il sigillo è in grado di lanciare guarigione sul rampollo Amatatsu, ma per farlo consuma tutte e 5 le cariche. Infine, il sigillo può lanciare resurrezione sul rampollo degli Amatatsu, ma farlo annulla per un mese la sua capacità di lanciare gli incantesimi. I rampolli siamo noi tre più amico. Sì, siete voi, perché quello che pensi, Aiden, tu esclusivamente, ragionamento molto veloce, che siete voi stessi, perché siete gli unici che sono stati, diciamo, investiti dal raggio di investitura del sigillo quando è stato aperto. Mm-hmm. Non vi erano altri proprio nei paraggi, se non Kelda e Spivey erano rimasti un po' in disparte. Voi eravate tutti lì ad osservare, probabilmente per quello. Mm-hmm. Oppure un'altra teoria, che però viene in mente da Akira e Tauno, è che voi siete predestinati, siete prescelti. Per Akira è veramente soltanto il destino, cioè tutta la sofferenza, tutto. Tutto il lavoro che ha fatto per rinchiudere dentro di sé, e poi il fatto che sia un Oni, e questo hanno parlato e lui sa che c'è un questi demoni delle cinque tempeste, gli Oni delle cinque tempeste, e allora vuol dire che è proprio destino, cioè un Oni che fronteggia degli Oni deve essere per forza un segno del destino. Sicuramente. Ah, un'ultima cosa. Sì, vai, Tauno. Vai. Dicevo solo che rimango riflessivo, sto lì, sembro quasi meditare su tutto quello che è stato il mio passato, su cosa mi può aver davvero condotto qua. Ciò che importa adesso è che siete effettivamente fratelli, non più come l'investitura di Akira al tempo, qualche settimana fa, per renderti uno Tsutamu. Adesso siete Amatatsu. Ciò che eravate prima è stato cancellato. È così che funziona nella tradizione minkaiana. Così tu sai, Tauno, e anche probabilmente in parte Akira, che saltuariamente i minkaiani scelgono di cambiare nome, identità, per come quando avviene un elevamento di status, quando effettivamente grandi gesta vengono compiute, e tale cambiamento di identità serve per mostrare al mondo ciò che siete, l'uomo nuovo che siete diventato. Siete Amatatsu a tutti gli effetti adesso. Oltre a questo, sapete anche che una delle misure di sicurezza che è stata presa per evitare che il sigillo venga rubato è che i viaggi di teletrasporto dimensionali, qualsiasi tipo di magia a riguardo, non può essere utilizzata per trasportarlo. Beh, per adesso non c'è problema, però ce la dovremmo ricordare. Se la magia di Aiden arriverà a quello stadio. Mm-hmm. Dai, su, usciamo da qui. Sì. Niente, prendo i due... Uno scrigno per braccio, madonna. Sì. No, gli do una mano io. Sì, immaginavo. Vi ho inviato la foto del sigillo. Ma cos'è, un tipo un rospo che vomita? No, è un drago in realtà.
È un tipo di drago che viene utilizzato di solito come ornamento per i templi, raffigura in parte anche una specie di tigre, una cosa del genere, ha un nome particolare che non mi ricordo, però. Ok. Sono quei cani... Sì, esatto, più cani che tigre, ecco. Un po' come in Pokémon possono essere tipo Raikou e quella roba lì. Ah. Esatto. Frastornati, confusi, eccitati, folgorati da questa scoperta, vi dirigete all'esterno del castello, passando chiaramente da Kelda e Spivey che vi osservano con sguardo non particolarmente interessato. Insomma, alla fine loro non sanno cosa sia successo, loro non sono al corrente di niente. Voi avete, quello che avete sperimentato potrebbe essere riassunto in mille vite diverse che non avrete, che nessuno avrà la possibilità di vivere effettivamente. Tutto questo in pochi secondi, tutto questo loro non sanno nemmeno cosa sia. Io le supero in silenzio. Sì, anche. Ok. Perfetto. Vi dirigete fuori dal castello verso l'accampamento. Silenziosi come non mai prima d'ora, probabilmente solo all'inizio, quando Meiko era caduta nel coma, quando eravate insicuri, quando l'esplorazione del castello era ancora un ricordo che non si era formato. Silenziosi come eravate entrati, state uscendo, arrivate alla carovana e man mano che vi avvicinate notate che tutti i viaggiatori, insomma, compresi i vostri amici più cari, sembrano essere radunati intorno ad Ameiko, che si è svegliata. Ci avviciniamo anche noi. Lei... Io rimango a distanza, ma sorrido. Anch'io. Lei... si guarda intorno, sembra eccitata. Ciao. Ah. Buongiorno. Ti guarda e sorride. Abbiamo un piccolo regalo per te. Si alza dal suo giaciglio nella carovana, gli altri si guardano tra di loro, guardano verso di te, Akira, con sguardo attonito, incerto, dubbioso di quello che sta succedendo. A Meiko invece sembra aver capito tutto. Dobbiamo parlare con te in privato. Sorride. Non ce n'è bisogno, Akira. Va bene. So già tutto. L'hai visto anche tu? Annuisce. Bene. Partiremo subito. Sono impaziente di arrivare nella mia terra. Prima che lei possa fare qualsiasi altra cosa, visto che io l'ho vista come imperatrice, quindi è vero che noi siamo i rampolli, ma lei è effettivamente quella, sì, che dovrebbe salire al trono. E quindi, se avevo in mano gli scrigni, li ho messi da qualche parte, chi se ne frega, insomma. E faccio l'inchino, quello che si fa agli imperatori, quindi in ginocchio, mani davanti e testa tra le mani, e rimango così. Lei ti osserva sorridente, come se, cioè sorridente non in modo altezzoso, più divertita, e ti mette una mano sulla spalla. Akira, non ce n'è bisogno. Veramente. Su, alzati. Aspetta, che anche Tauno l'ha fatta la stessa cosa. Sì, loro erano più indietro, però. Ok, comunque, l'abbiamo fatto, nel senso,
mi alzo. Amico, quello che l'amicizia che ci lega, il legame di sangue che alla lontana condividiamo, adesso ha un significato diverso e sarai tu a decidere quale significato questo possa essere. Siamo stati investiti di una carica, di una responsabilità, e la visione che abbiamo avuto, e mi giro anche verso la carovana adesso a parlare, significa molto. E se anche tu possa essere buona nei nostri confronti e concederci la tua amicizia, il fatto rimane che per dinastia di sangue tu sei la nostra regina. E io a te mi asservo. Lei si sta, probabilmente stava per dire qualcosa quando Sandro interrompe bruscamente la situazione. Qualcuno mi vuole spiegare cosa sta succedendo, cavolo? No, di solito lo prendo per il culo, questa volta sono veramente serio. Lui ti guarda, ehi stronzo, dico a te, cosa sono tutte queste... non saprei nemmeno come definirle, che cazzo sta succedendo, Ameiko? Che garo washi, non capisco. Lo guardo, sempre in silenzio, guardo lei, come se stessi chiedendo il permesso di parlare. Ameiko mette una mano sulla spalla a Sandro. Sandro, calma, non c'è bisogno di alterarsi. Ti spiegheremo tutto adesso. Anche agli altri, e voi... si guarda intorno, chiaramente è abbastanza frastornato, non riesce a parlare bene. Sentite, mettiamoci attorno al fuoco e vi racconteremo tutto. E così vi sedete al fuoco e iniziate a raccontare ciò che avete visto. Keld e Spivey sono con noi? Sì, sono molto con voi al campo. Vi hanno seguito in silenzio, non sapendo bene cosa fare. Voi non parlavate, non rispondevate, non... E insomma, una volta che la storia si è conclusa, che avete insomma esplicato le visioni che avete sperimentato... Io tengo sempre la scatola in mano. Sono tutti un po' attoniti. A dir poco, un eufemismo. Pure Sandro è serio e non sta commentando con una delle sue solite battute. Certo, all'inizio iniziava, insomma, ogni tanto a commentare com'è uno scherzo, però poi voi continuavate e ha capito che effettivamente eravate dannatamente seri. Dopo che tutta la, diciamo, tutta la spiegazione molto seria ha avuto luogo, mi alzo e... Signori della carovana, viaggiatori, Sandro, quello che era prima un viaggio, possiamo dire... tranquillo, di piacere, adesso ha tutto un altro significato e personalmente potrò capire se le motivazioni di ognuno potranno non essere solide abbastanza per seguirci. Però quando questa carovana prenderà la strada, da allora saremo una famiglia e non ci abbandoneremo mai, nessuno. Riguardo come aspettando un cenno a senso di qualche tipo. Loro annuiscono uno ad uno, chi più chi meno, insomma,
Notate però che i vostri amici, le persone che conoscete meglio, sono tutte molto decise. Nessuno di loro si sembra intenzionato a tirarsi indietro. Da Shalelu a Koya sono tutte intenzionate a portare avanti questo compito per raggiungere il vostro retaggio. Chiaramente mercenari e, insomma, comunque sì, quelli comprati, diciamo. Sì, loro erano pagati prima, sono pagati ora. Sì, sì. Sì, loro sono un po' più alcuni sono tentennanti, altri esplicano la volontà di tornare a casa. Alla fine lo sapete anche voi che non potete chiedere effettivamente di accompagnarvi fino all'altra parte del mondo, no, però. Quando questi qua li vedo che sono un po' tentennanti, dico la paga dei mercenari sarà comunque garantita. Così come ogni possibilità di lasciare la carovana nel momento in cui arriveremo a una nuova città. Chiaramente non tutti possono condividere la propria missione con lo stesso fervore. Voltus si fa largo tra le genti, dalla sua piccola stazza, e vi guarda con gli occhi un po' insicuri. Io non so se sono pronto per una cosa del genere. Mi inginocchio, gli faccio il cenno di avvicinarsi, tipo con le braccia aperte, tipo come se lo volessi abbracciare, tipo. Lui si avvicina a tentennante. Non ti preoccupare, potrai tornare a casa se lo vorrai. Hai già viaggiato molto. Conoscendoti, poi potrai tornare dai tuoi serpentelli. In realtà se li hai portati dietro. Sì, beh, però insomma, tipo tornare alla vita che facevi prima. Sì. Però vabbè, volevo specificarlo nel caso non fosse stato chiaro. Beh, io suppongo di sì. Ma al diavolo, accidenti, quella vita schifosa, monotona di prima. Io sono scappato da una nave schiavista del Celiax. Non si addiceva a me la vita sedentaria, dai, ammettiamolo. Io ho bisogno di un momento. Io mi avvicino a lui, gli poggio una mano sulla spalla, sorrido e annuisco, poi torno a posto. Cioè, insomma, non aveva voglia di darci ragione, appena gli hanno detto che può venire. No, allora no. Sarai sempre benvenuto, Waltus. Lui annuisce. Ma sì, dai, cosa potrà andare storto? Già, cosa potrà andare storto? Koya nel frattempo ti osserva, Akira, con uno sguardo piuttosto severo. Tu posi il tuo sguardo su di lei e ti sorride, ma ti sorride bonariamente, insomma, ecco. Sostengo il suo sguardo. Sembra, dopo un po' che vi guardate, lei comunque si ritira, ecco, si dilegua dalla folla. E va verso la sua carovana. Tauno, scusami, non Tauno. Sandro si guarda intorno come volendo smorzare la situazione. Ti tira una pacca sulla spalla, Akira. Sovvia, cosa sono queste facce lunghe, bastardi? Brindiamo alla salute degli Amaterasu, alla salute della nostra imperatrice, dei nostri stronzetti che sono appena diventati rampolli di una famiglia imperiale, anche se non se lo meritavano. Sì, perché lo sappiamo che io me lo sarei meritato più di voi, però è andata così, che vi devo dire. Insomma, stasera tiriamo fuori il barriletto di vodka più pregiato che abbiamo e la beviamo tutta, che ne dite? Sono d'accordo.
Così si fa, bastardo. Mi chiedo solo se adesso potrai continuare a chiamarti, posso continuare a chiamarti Kigarawashi, o se devo riferirmi a te come vostra altezza imperiale, il principe Akira Matazzo. Chiamami Lord Kigarawashi, stronzo. ti piacerebbe. E Sandro, divertito, va a prendere quel barletto che aveva promesso. Nel frattempo Shalelu se ne sta un po' in disparte, ma sembra anche lei molto eccitata dalla situazione, felice, ecco, di poter assistere in un viaggio simile. Tu, Tauno, sai che Shalelu ha avuto dei problemi in passato, recentemente, problemi con la sua famiglia, con suo padre, e pensi che effettivamente un viaggio del genere possa schiarirle un po' la mente, possa farle pensare ad altro. Tauno, cioè, il bouquet, e gli tiro l'arco. Provo ad afferrarlo al muro. Vai, lo prendi. Guardo anche. Vai. Guardo ancora un attimo Akira, tipo un sorriso, tipo sei sornione un po' anche da ebete, ma prima non faccio, e mi giro verso Shalelu, però verso Shalelu tengo un'espressione fintamente seria. Mi cappotto a merda. Come si dice? Fintamente formale, ok? Sì. Mi avvicino con questo arco in mano. Ok. Sì, alla fine questa avventura si rivelerà veramente, veramente piena di sorprese. Shalelu si stringe nelle spalle. Sono felice che tu sia qui. Sicuramente non era così che mi aspettavo la mia prima avventura. Però non c'è dubbio che ho sempre desiderato viverla con te. Un dono. Un bel bouquet di frecce. Corde, riguardo a cattiva, cioè guardo tipo ironicamente Akira. Lei è proprio come se le stessi porgendo un mazzo di fiori. Chiaramente la faccia è quella tipo un'ironia mista. Vuoi partecipare a questo gioco? Capito? Sì, ho completamente chiaro. Lei ti osserva. Chiaramente, avendo capito, sorride un pochino sotto i baffi simbolici, perché no, non li ha veramente, ragazze. Okay. Iniziamo a preoccuparmi. Si stringe nuovamente nelle spalle, vagamente un po' forse assoggettata dalla situazione, ma anche divertita. Prende l'arco in mano e lo saggia. Inizia a stringere le corde, a guardare la fattura, e poi posso lo sguardo su di te, Tauno. Sergente Dragici, così mi fate arrossire, però. È morto. Morto per le città. Già, avevo dimenticato di premere il tasto. Un'ora che parla. Sì. Circa. Dico, su via, non c'è bisogno, Revi, di tutte queste formalità. Alla fine è solo un semplice bouquet. Niente più. Che puttana. Do un'ultima occhiata verso Akira. Sono seduto per terra tipo principe di Bel Air. Non c'è. Poi mi dirigo verso Shalelu, guardo in direzione opposta alla carovana, cioè faccio un movimento della testa come ad indicare di allontanarci, e imbraccio l'arco, quello mio. Sì. Vanno a tirare. Shalelu
Cheryl vi guarda, insomma, alza le palle sorridendo. Alza cosa? Io ho capito, alza le palle, quindi... Alza le spalle. Di non allaggare nei momenti sbagliati. Alza le spalle sorridendo. E si incammina di fronte a te, Tauno, con un'aria altezzosa, chiaramente però scherzosa allo stesso tempo. E non puoi fare a meno di non notare le natiche che... Sta sculettando come... Vabbè, no, mi sforzo di guardare ad un'altezza superiore. Guarderò le spalle. C'è anche la che gli fa il gesto, che cazzo guarda? Guardate il culo. C'ho la visione periferica, tu ancora devi imparare questi trucchi, sei troppo esplicito. Io sono a senso unico. una visione bassa. Esatto. Shalelu, quando si è allontanato un po' da te, con un tono di voce un po' più alto, aggiunge: sergente Dragici, vediamo di insegnarti un po' come si tira, perché mi sembra un po' carente la tua mira. Tira e tira sicuro. Devo giusto raccontarti dei miei fallimenti durante questa avventura con l'arco. Che sai, magari di un po' di addestramento. Magari cacceremo qualche corvo o due, se ne sono rimasti. Speravo qualche porco, ma vabbè. Mi fai una prova di diplomazia. E ti tira una freccia. Il qualche porco non lo dico in gioco, chiaramente. Cioè, mettiamo in chiaro le cose, eh. Ah, no, perché sennò ti davo meno 10 la prova di diplomazia. Caccia al maiale. Diplomacy, con perfetto. Due di dado. Perfetto. Allora, aggiungi più uno alla relazione con Shalelu. E andiamo a 9. L'altra volta non avevo ottenuto il punto, giusto? No, perché non avevi fatto la prova, mi pare. Sì, alla fine gli ho regalato un cazzo. Sì, esatto. Ce lo sei tenuto. Lei non piaceva, scusa, che faccio? Ti piace questo? No, vabbè, non lo tengo. Non lo tengo. Tiettela, ecco, te devo lì. Ok. Quindi andiamo veramente ad allenarci con l'arco? Sì. Ah, che bello. No, in realtà è bello. Mi aiuta a togliermi un po' i pensieri di quello che è successo. Shalelu chiaramente è una grazia inaudita nel tiro con l'arco. Tu sei tu chiaramente non sei un cazzone qualunque, un popolano, però sei grezzo, capito? La tua forma grezza, come impugni l'arco, sei distante anni luce da come lo impugna Shalelu. Sarei più elegante tirare a mano le frecce. Sì. Ok, per quanto riguarda voi, rimanete lì, Sandro a breve schianta. dopo poco porta il barilotto e iniziate a bere. In generale vi è un clima piuttosto allegro nella carovana. È un clima che personalmente non condivido, rimango abbastanza indietro con la scatola in mano, lo sguardo fisso sul fuoco. E vado da lui, perché non c'ha, no, no. Vado, mi avvicino, mi siedo di fianco a lui. Ehi. Alzo lo sguardo e incrocio il suo, in silenzio. Non è il modo giusto, fratello. Lo so, ma ho passato gli ultimi anni della mia vita a cercare di modificarla in questo modo, a trovare una svolta. Ma adesso non riesco a condividere questo vostro entusiasmo. Mi sorrido appena. Vedi, il fatto è che tanto ormai è successo. No. Non possiamo più trattenerci nella vecchia vita. Ormai siamo quello che ci è stato dato. Quello che ci è stato assegnato. Il destino ha scelto per noi. E noi possiamo soltanto ballare al suo ritmo, no? Ma questo
Questo cambia tutto, non solo le nostre vite, le vite di tutti gli appartenenti a questa carovana. Siamo veramente pronti, sono veramente pronti. Fatti una domanda. Tu l'avresti saputo prima come sarebbe stato il tuo futuro? Cioè, dico davvero, beh, non soltanto quella magia di divinazione che sai usare. Davvero, come se fosse scritto in un libro che potevi leggere. No, il futuro cambia in base a ciò che facciamo, è impossibile prevederlo. Esatto, è impossibile prevederlo. Quindi perché preoccuparsi? Perché per quanto non si possa prevedere, si possono fare delle ipotesi e non lo so, ho brutte sensazioni. Sono brutte sensazioni perché non hai ancora bevuto. Immagino di sì. Dai, avanti, questo lo tengo un po' io. Vai a divertirti. Gli passo la scatola, un po' tentennante. Questo è l'oggetto più importante che ho mai visto. Probabilmente che mai vedrò. Lo tengo al sicuro io, non ti preoccupare. Dove lo terremo poi? Io... Ah, hai ragione, devo andare a bere. Vai, vai. Metto la mano sulla testa e vado verso gli altri. E togliti il cappuccio. Adesso. Sì, senza dubbio. Gli altri si stanno divertendo, stanno bevendo e Koya sta diciamo passando una pipa a Kelda, che evidentemente si trova un po' spiazzata, è la prima volta che fuma oppio. La vedete che inizia a ridere, più che ridere, a sorridere e a fissare verso il vuoto, per poi collassare per terra con lo sguardo vitreo, però felice. Sostanzialmente voi probabilmente l'avete provato almeno una volta, l'oppio. Sì, figurati, vivo con Koya, scusa. L'oppio è... dà una sensazione di forte piacere, mista ad euforia, con diciamo blackout temporanei tra un risveglio e l'altro, in cui in questi blackout vivete delle insomma specie, vedete delle visioni piuttosto vivide, un po' distorte dalla sostanza in sé. Vai, passa quella roba. L'effetto euforico è abbastanza simile a quello che provate con l'alcol, comunque. Detto questo, insomma, sì, sta girando questa pipa e tu Aidan ti unisci a loro. Mm-hmm. Se Tauno non vuole fare niente, vado da Meiko. Sì, in realtà Meiko viene da te. Perfetto. Sei lì a sedere, a pensare, insomma, a come approcciarla, quando sempre immerso nei tuoi pensieri viene spezzata questa monotonia dall'arrivo di Ameiko, che ti guarda sorridente. Ciao. Che ci fai tutto solo qui? Prendo il posto di mio fratello a reggere la scatola. Non so ancora dove metterla, quindi per adesso la tengo in mano. E quindi beh, le faccio pat pat per terra per farla sedere. Lei si siede lì per terra con te e osserva un po' la scatola con sguardo perso, come se non stesse fissando effettivamente qualcosa, ma stesse guardando nel vuoto. Sono tempi strani, effettivamente. Non più strani di quanto io ricordo. Beh... sono successe tante cose nel corso della mia vita, Kira, e sicuramente anche nella tua, per quanto effettivamente non ti conosca così bene come adesso vorrei. Però niente di così eclatante, così maestoso e allo stesso tempo spaventoso, perché tutto sommato sono eccitata di andare, ma ho anche un po' di paura. Ti racconto una cosa.
metto giù, metto per terra la scatola, come se in realtà non ci fosse dentro chissà quale tesoro. Sì. E dalla tasca prendo il suo fiocco e glielo faccio vedere sulla mano. Te lo ricordi questo? Lei sembra cercare di, insomma, di capire. No? Cosa dovrei ricordare? Un giorno, con tuo padre, venisti a fare visita in un tempio ad uno strano fratello che avevi acquisito. E questo strano fratello era fuori controllo. Te lo ricordi bene questo, vero? Lei annuisce, sorridendo un pochino. Quel giorno venni fermato e tu perdesti questo fiocco. Da allora lo tengo sempre con me. E se devo essere sincero, è forse stato quello il giorno che ha significato di più per me. Non il ritrovamento di un ninnolo magico che abbia chissà quali poteri e che ci faccia vedere chissà quali storie e ci dica che abbiamo chissà quale destino. Quello sono cose che succedono. Succedono un po' a tutti, basta spostarsi dalle proprie case, dalle proprie abitudini. Il mondo in cui viviamo è pieno di queste cose. Può succedere a tutti, a tutti coloro che sono audaci abbastanza per lasciare le proprie vite. Quello che è successo al tempio però è diverso. Tu sei piombata lì, io sono impazzito per te e da allora non ti ho più dimenticato, ma è cambiato tutto da allora, è cambiato tutto. E poi lei sembra ascoltare con attenzione le tue parole, come per carpirne il significato. Poi accenna un sorriso voltandosi. Sei un tipo strano, Achille. Dimmi qualcosa che non so. Qualcosa che non sai. Per esempio, guarda verso le casse. Per esempio, come aprire quei forzieri. Io invece ho una cosa che tu non sai. Prendo dalla tasca, cioè dal mio, insomma, non so se ho tipo la borsa, insomma, cosa del genere. E quei gioielli pregiati minkaiani che abbiamo trovato là, dentro il posto. Non mi ricordo più dove li ho trovati, però ci sono. Tipo. Sì, okay, sì, sì, sì. 560 gold. Vabbè, insomma, era quello il valore che ci hai attribuito. Li prendo dalla tasca. Immagino che sia una specie di collier, una cosa del genere, insomma. Sì, può essere. Le vado dietro, le scosto i capelli e le metto il collier al collo. E dico, tu ancora non sai che aspetto ha un'imperatrice. E questo può essere buono per cominciare. E le metto il collier. La sua pelle è così soffice e delicata, così sensuale, che ti sale un impulso quasi irrefrenabile di saltarle addosso. No, cerco di non farlo, spero di non dover tirare perché no, è brutto. Però riesci a trattenere molto duramente, ti senti sporco, perché perfino in un momento come questo, che dovrebbe essere semplicemente carino, tu pensi al piacere carnale che ti provocherebbe Meiko. Penso che la cosa traspaia, nel senso, tipo un respiro un po' diverso o qualcosa del genere, quindi insomma penso che lei se ne accorga che sto trattenendo, che comunque c'è qualcosa che non va. Sì, effettivamente tu le metti la collana e poi si gira verso di te sorridente. È molto bella Akira, con la sua frangia di color bianco latte.
forte, diversa dal resto dei capelli, un tratto distintivo che l'ha caratterizzata, che lo ricordi fin da quando l'hai vista la prima volta, insieme a quel neo sopra il labbro che la rende così aristocratica. C'è qualcosa che non va? Sì. Io. Prendo la scatola e vado via. Lei è... Fammi una prova di diplomazia prima. Skills. Diplomacy. Bave 19, cazzo! Aumenti di uno il tuo punteggio con Omega. Lei, quando ti vede andare via, ti ferma, ti prende una mano, usa te come leva per alzarsi e fugacemente ti bacia una guancia e poi se ne va verso gli altri. Rimango, sei tipo impietrito lì, fermo. E niente, lo lascio andare, basta. Ora ti faccio riprendere, Andy. Basta, ho finito la scena, scusa. Abbiamo monopolizzato. Beh, magari l'ha impagliata a Chanero, no? Sì. Ma ce la fai a resistere, oppure... Possiamo, secondo me abbiamo finito, possiamo anche spegnere, cioè se lui sta così. Sì, cioè alla fine non voglio farlo star male. Esatto, cioè però... siamo arrivati a un buon punto per interrompere, secondo me interrompiamo e basta. Sì, a parte... Così non livelliamo con calma. Ok, sì, ci sta. Dai, tanto non lo farò. L'unica cosa è... Allora, in qualche modo... Riuscite ad aprire le casse comunque, cioè sì. Insomma, alla fine... Aspetta un attimo, ma queste cose non si... Cioè, domani, sì, domani, scusa, la prossima volta riprendiamo da questa sera o dalla mattina dopo? O da giorni nel futuro? Beh, riprendete con l'inizio del viaggio verso Karlsgard. Cioè, insomma, vi mettete in viaggio, ecco. Ho capito, quindi quando? Insomma, il giorno dopo? Va bene, no, se è il giorno dopo mi va bene continuare la prossima volta. Ok. Però comunque in realtà una cosa che potremmo fare cioè se Andy vuole andare può, io intanto magari posso rullare qualcosa con Gianmaria. Cioè alla fine volendo c'è cioè una scena magari solo con Gianmaria e sì. Ok. Oltre a sì, anche magari se vuole. Intanto Andy comunque, cioè Tauno è andato a cacciare con Shalelu nel frattempo. E detto questo, però riuscite ad aprire i forzieri. Okay. Prima di andare. Ah, vabbè, Tauno non c'è ancora, quindi non lo sa. Quindi è una sorpresa per la prossima volta. Però glielo dico già adesso. No, è ancora qua, è attaccato. È in chiamata. Sì, ma dico, il suo personaggio non c'è effettivamente. Ah. Vabbè. Però lo dico lo stesso, sì. Allora. Dunque, aprite forzieri. In uno di essi è completamente pieno, fino all'orlo, dei pezzi di armatura orientale molto... molto pregiati, adornati con simboli vari, stemmi di un drago orientale avvinghiato su se stesso, il colore generale dell'armatura, i vari pezzi che la compongono è essenzialmente verdognolo, come la bandiera del Minkai. Quindi color giada? Sì. Più o meno, più o meno, però non è fatta di giada. No, è color giada. Ecco. Sì, abbastanza. Okay. Aspetta, lo scrivo, no? Gli eroi più uno. Ok. Ah, ho gli eroi. Per Town.
Sì, esatto, è un'armatura bellissima, chiaramente appartenente alla famiglia di Ameiko, degli Amatatsu, perché comporta anche proprio vari simboli, tra cui quelli imperiali che venivano utilizzati in passato, un grande elmo con una maschera da Oni. Nell'altro forziere, invece, vi sono due oggetti. Una è sempre... scusatemi. Uno dei due oggetti è una grande veste, una... Aspetta. Scusatemi, sono un po' impallato. Volevo dire che... Quella che appare nel forziere è una veste cerimoniale, chiaramente appartenente a qualche fedele di Desna. È un kimono maschile, invernale, a strati, rinforzato con una striscia di pelle cucita fra la seta per renderlo più resistente. Il tessuto è costellato da colori e pitture che raffigurano il cielo notturno. Meccanicamente è un... Una veste dei magi! Che può indossare Aidan e in totale dà un bonus armatura di 3, quindi è buono perché praticamente adesso non gli serve nemmeno di preparare armatura magica volendo. Cioè... Sì. Chiaro, armatura magica ha un po' più uno, però... Cioè, poi alla fine puoi potenziare anche questa cosa e... Ma poi secondo quel post sul gruppo di Pathfinder si cumulano. Ok. E in mezzo a questa vestaglia, questo kimono, vi è un oggetto alquanto peculiare. Un rosario religioso di quelli che usano i fedeli di Rory, in generale i Minkaiani. È composto da 10 grandi sfere d'ebano, collegate l'una fra l'altra da una cordicella rossa. Ok. Akira, immagino tu comunque lo prenda. Beh sì, certo, sono lì. Sì, te lo... cosa fai effettivamente? Mi serve saperlo, è importante. Intanto lo guardo, nel senso se ha delle iscrizioni o se già conosco il tipo di oggetto. Cioè che ho già visto qualcuno con indosso un oggetto simile. Sì, effettivamente hai già visto dei monaci al tuo monastero con un rosario simile al collo, però diverso allo stesso tempo. Nessuno di quei rosari era nero, non un singolo rosario. Allora faccio così, tengo tra le mani e provo a, in quanto limitatamente, a meditarci sopra, nel senso di tenerlo tra le mani, cercare di sentire se mi emana qualche tipo di energia, e poi dopo qualche minuto in ogni caso lo metto al collo. Ok, come lo tieni stretto fra le mani e provi a meditare, ti senti confuso, la mente annebbiata, forse è l'alcol, forse il fatto che Ameiko ti abbia baciato, non lo sai, ma la tua mente è completamente annebbiata, come se fossi fatto doppio. Guardo il rosario, se posso evincere il perché mi senta così. Non riesci a capirlo, te l'ho detto, le tue supposizioni sono che o sia l'alcol o il bacio di Ameiko, lo stress in generale, e quindi non riesci a concentrarti su una meditazione ben fatta. Allora semplicemente vado nella foresta e comincio a fare la meditazione come la so fare io, cioè pugni contro gli alberi. E per quanto riguarda il rosario, sì, te lo metti al collo? Sì.
Ok, come lo indossi la sfera a contatto con la spina dorsale? Si attacca dolorosamente al collo, come se una spina, un ago penetrasse all'interno delle tue carni. Beh, penso che ci sia lì Aidan, no? Perché stavamo aprendo le cose, penso che ci sia anche lui. Sì. Allora lo vedi che faccio questa cosa. Allora scusa, ma non ho capito cosa, perché ero convinto di essere via e stavo ascoltando poco in realtà. E niente, c'è questa veste che te l'ho data a te, poi dentro la veste... Ok, quello l'ho capito, anche il rosario. Dentro la veste c'è il rosario, ho provato a meditarci sopra, mi ha fatto sentire confuso, ho detto vabbè, me lo metto lo stesso e vado a fare la meditazione come penso di farla io. Ok. Me lo sono messo e la sfera centrale che sta attaccata al collo, quella più piccola... sembra avermi ferito o una cosa del genere, perché appena lo metto Akira, istintivamente provi a togliertelo, non riesci, quella parte è bloccata alla tua spina dorsale, non viene via. Io gli corro vicino. In che condizioni sono, perché visto che stavo fumando in quel momento? Sei parecchio, diciamo, un termine terra terra sfatto. Ok, non so, istintivamente cerco di toglierglielo fisicamente. Sì, non riesci a comprendere la situazione in realtà, cioè non effettivamente ti sembra surreale in generale, che non, cioè com'è possibile che un rosario non venga via, cioè è ridicolo. Okay. Insomma, dopo qualche secondo provo a acquisire un po' di lucentezza. Non ci riesci. Al massimo di lucidità comunque. E provo a usare Detect Magic. Ok. Beh, sì, la magia funziona. Però quello che noti effettivamente, non riesci a capire se sia una tua allucinazione oppure no, perché noti una forte aura di trasmutazione su questo oggetto. Un'aura molto simile a quella trovata insomma attorno al sigillo chiaro, in realtà un po' più leggera, ma è sempre molto forte. Permea completamente il rosario e Akira, come se fossero un tutt'uno. È magico, ma non capisco cosa faccia. È passato il dolore o ce l'ho ancora? Il dolore permane sempre di pari intensità come la prima volta. Cerco di respirare per cercare di arginarlo in qualche modo. Mi sento diverso in qualche modo. No, non ti senti diverso, solo... la tua mente è annebbiata, ecco, sì, questo sì. Ciao, Andy. Ciao, Andy. Ciao. Io sempre piuttosto confuso. Ma prova a togliertelo, no? Ho provato, non viene via. E mi fa un male cane. L'accusa rigama dov'è? Ce l'ho in tasca, cioè ce l'ho addosso. Ok. Passi la mano sulla cosa rigama per sbaglio, insomma, cioè, tu stai, ti stai toccando, stai... Come sfiori la cosa rigama? Senti che qualcosa sta avendo luogo dentro di te, nella tua psiche, nell'arma, senti delle vibrazioni che provengono direttamente dalla lama, che ti penetrano nell'anima. La tiro fuori, cioè la prendo in pugno. Ti senti in comunione con quest'arma, senti il suo potere demoniaco scorrere verso di te, dentro di te, ovunque. Senti che potresti diventare più forte, ma riuscirai a resistere o soccomberai? Se l'impulso è quello, lo assecondo.
E quindi mi fai un tiro di volontà. Provo a tirare dentro il potere della cosa di Kama. Ok, fammi un tiro di volontà. Aspetta, arrivo. Volontà. Bello. Akira, tiri dentro il potere della Kusarigama, senti fluire l'energia demoniaca nelle tue vene, nelle tue arterie, nel tuo interiore. Neppure però questa energia ti confonde e non riesci a discernere più il bene dal male per un istante, come se effettivamente ti stesse spingendo verso la tua vera natura, verso quello che sei realmente, perché sei un demone, Akira, lo sai. Non puoi resistere alla tentazione di uccidere. Io, quando comincio a sentire questo impulso, urlo a pieni polmoni: io non sono così! E ci provo di nuovo a dominarlo. Fammi un altro tiro di volontà. Io vado a prendere la pergamena di Dispel Magic, tanto così per essere sicuri. Akira, un respiro profondo. Dopo questo urlo, la pace interiore che ritorna, il conflitto che si annulla, l'acqua che scorre, il loto che sboccia. Riesci a controllare le tue emozioni, i tuoi desideri, la tua natura edonistica, e tutto ritorna come prima. Tutto ritorna alla normalità, ma per un istante ti sei spaventato, ti sei terrorizzato all'idea di poter far del male ad Ameiko. L'arma c'è ancora? No, l'arma è scomparsa, ma tu l'hai sentita fluire all'interno del tuo corpo, all'interno di questo strano e misterioso rosario. Comprendi che il potere dell'arma è fluito all'interno del rosario. Adesso sei mia. Io ritorno. Stai ancora male? Sì, ma meglio. Ho assorbito l'arma. Letteralmente? Guarda, non c'è più. Tocco il rosario, lo sfioro con la mano e ripenso all'arma in modo tipo da... come se la volessi tirare fuori, una cosa del genere. Boh, provo. Non riesci a tirarla fuori. Comprendi che l'arma è fusa con rosario. È fusa con il tuo essere, ma al tempo stesso comprendi che puoi non tirarla fuori fisicamente, ma spiritualmente puoi afferrare il potere dell'arma e permearlo. In sostanza, Akira funziona come un amuleto dei pugni potenti più uno, perché l'arma che hai assorbito ti concede un più uno una volta al giorno, generalmente, cioè in realtà tendenzialmente quando ti svegli puoi decidere di, diciamo, attingere al potere dell'arma per quel giorno. Meccanicamente, quando si parla di armi demoniache, tu puoi, sai che puoi
assorbirle, assorbirne il potere. Ogni arma aggiunge un ulteriore più uno al bonus dell'amuleto dei pugni potenti. E però ogni giorno devi scegliere se attingere ad un potere, ad un altro, insomma puoi averne solo uno attivo alla okay. volta. Ma l'arma che è assorbita è quella della Vespa? Sì, e chiaramente, come dicevo, possono essere solo armi specifiche, demoniache appartenenti a doni, demoni particolari, armi che hanno una storia, un significato, e sono profondamente corrotte nella loro essenza. Guardo Aidan. L'arma che ho assorbito ha provato a resistere contro di me. Ha cercato di rendermi quello che ero una volta, quello che non sono più. Ma l'ho battuta. Oh sì, l'ho battuta. E adesso sono più forte. Stringo il pugno e per sentire anche la forza che è dovuta da questa che arriva da questa da questo oggetto magico, insomma. Sì. In realtà il dolore penso che ci sia ancora. Sì, il dolore in realtà si è accentuato da quando ha assorbito l'arma. Sempre dietro il collo, così fastidioso. E in realtà quel dolore lì un po' cerco di interiorizzarlo come normale, tipo. Sì. Il tuo addestramento comunque ti aiuta a contenerlo, però è sempre molto forte. Non sei, tu lo sai bene, non sei un monaco completo, non hai, ti manca quella scintilla in più, l'imbrigliamento del chi. Ciò ti aiuterebbe ancora di più a contenere il dolore, a dissimulare il tuo corpo dalla sua posizione fisica nell'universo. Comunque adesso anche con il dolore va tutto bene, fratello. Beh, Koi aveva ragione dopo tutto. Su. Ti sarebbe presentata una scelta. Ti si sarebbe presentata una scelta. Già. E ho scelto. Ho scelto di rimanere l'uomo e non diventare il demone. E come ti avevo detto, in base al tuo addestramento e al tuo passato, hai scelto cosa sarai nel futuro. Già. Uno di voi e non uno di loro. E lo abbraccio, tipo? Perché... non è che sta proprio benissimo, quindi insomma. Beh, mi rilasso anch'io e ricambio l'abbraccio. Bene, direi che possiamo andare a dormire. Sì. Ok, Akira, ti stai addormentando quando il loto che vedi, che hai visto prima nella tua meditazione, nella tua ricerca del controllo interiore, una ricorrenza che capita spesso per un istante ed un singolo istante, sembra bruciare e annerirsi. No, non ho capito cosa. Il loto. Che hai visto prima, ti ricordi? Quando ti ho sì, detto... Sì, quelle immagini che flashavano. Sì. Esatto. Quando stai andando a dormire, ti stai addormentando. Vedi questo loto per un istante che prende fuoco e si annerisce. Ho controllo sulla visione? Semplicemente appare e scompare, tutto in una frazione di secondo. Riapro gli occhi per un attimo. E riprovo a chiudere gli occhi, a ritornare a quella visione se posso. Ti concentri, mediti, rivedi il loto, bianco,
statuario in mezzo al lago e ti addormenti serena. Bene. Perfetto. Aiden, ti si avvicina, insomma, tu penso sia ancora sveglio, mentre era andato a dormire eri ancora lì con gli altri a divertirti. Sì. Ti si avvicina a Spivey e si siede vicino a te. E la guardo, le sorrido. Lei alza lo sguardo e sfolazza verso la tua spalla, sedendosi su essa invece che a terra. Sai, Aitan, penso che qua non abbia più molto da fare. Sembra che stia, tipo, si stia guardando le mani. Capito, insomma, quando le persone sono un po' nervose, sì, hanno delle reazioni fisiche particolari. Sì, anche se lei non è esattamente una persona, ma è tipo un esterno, no, lei? Sì, sì, sì. Vabbè, mi alzo. Sai? Ci stavo pensando da un po'. Nel frattempo mi allontano dagli altri, vado un po' in giro dove c'è più tranquillità. Te l'avrei chiesto domattina. Dopo tutto qui, tu non hai molto da fare. Hai compiuto un dovere straordinario proteggendo questo santuario. Ma ora penso che meriti una sorta di ricompensa. Questo viaggio potrebbe essere la tua ricompensa per il tuo grande dovere. Beh, io immagino che... Non lo so, però... Sono un po' indeciso. Dopotutto potrei anche rimanere qui e ricostruire piano piano la chiesa, adesso che non ci sono più i cattivoni. Beh, so che possiedi forti legami con questo posto, però ora che Brynwell è stata liberata, potranno tornare giovani chierici pieni di entusiasmo. Tornerà a prosperare, te lo garantisco. Non ne sono sicura. Spivey, secondo me è tempo di voltare pagina. Fammi una prova di diplomazia. Ah sì, sono stupido, non stavo tirando sulla scheda, aspetta, l'ho persa, dov'è? Eccola. Uso allora l'ultimo di 20, penso. Dov'è? Qua. Benissimo, faccio il tiro vero. Dov'è? Achilles. 19. Aiden, io ti ringrazio, ma penso di dover ripulire prima un po' tutto qua la chiesa. Devo pensarci io, sennò chi ci penserà? Sono l'unica qua che fosse qua, c'è dei voti di Desna e a parte Koya, e Koya però non vuole venire sicuramente con me, vuole venire con voi e chissà quanto ci eri l'unica ora. Brynwell tornerà a crescere, chissà quanto ci vorrà. Aiden, ci vorranno anni prima che succeda. Io devo pensarci subito. Il filatterio. Il filatterio di Desna. Quello che aveva detto, che abbiamo trovato, quello del devoto, il filatterio del devoto. Un attimo, no, non mi torna. Quale filatterio? Il filatterio della fedeltà, è un oggetto che abbiamo trovato. Ah, quello, sì. Ma non ce l'avevo io? Vabbè, ok, cioè. Va bene. Allora, tiro fuori questo oggetto. Che mi viene convenientemente in mente.
quando probabilmente ci stavi ancora seguendo silenziosamente, abbiamo trovato questo nascosto in un baule. Lei lo prende in mano. Immagino possa aiutarti a decidere. I suoi occhi si illuminano, come se effettivamente la sua mente fosse più chiara. Io questo è un regalo fantastico, Aidan. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Non lo so, io sento di dover venire. Tesna che me lo dice, Tesna che mi comunica di aiutarvi nel vostro viaggio, di condurvi sulla giusta via. Io so adesso cosa devo fare, Aidan. E tipo prova ad abbracciarti, però chiaramente ti abbraccia tipo, cioè il collo, ti abbraccia il collo. Ti abbraccia il collo e tipo si struscia su di te, insomma, cioè con la testolina. Sì. Va bene. Però permettimi una cosa, prima di partire da qua potremmo almeno ripulire il santuario all'interno del castello. Mi guardo indietro. Non so quando vorranno partire. Io farò di tutto comunque per poter assecondare questa tua richiesta. Beh, possiamo andare adesso a pulirlo. Guardo indietro verso la carovana. Va bene, andiamo adesso. Tanto, beh, obiettivamente tu non hai nemmeno la concezione della paura del buio. Cioè, tu hai la scura visione. Non è che non ci andavo per la paura del buio, Andrea. No, però non è, cioè, nel senso, la paura del buio, in senso, cioè, era un meme, capito? Voglio dire, non è la concezione di dire, ah no, adesso è tardi, è spooky, cioè, per te... No, vabbè, ma al massimo è stanco, è tardi perché sono stanco, potevo dire, però va bene, ho capito cosa intendi. Vabbè, bravo. Poi lui ha appena accettato di lasciarsi la sua vita alle spalle, il minimo che possa fare è andare ad aiutarla. Sì, no, vabbè, era solo una spiegazione a caso. Comunque, a parte questo, sì, effettivamente ripulite il tempio e lo comunichi poi a Koya, perché sai che lo fa felice. E... Fammi una prova di diplomazia. Ok. Sì, è un angelo, non un ornamento. Cioè, no, in realtà... Infatti, cioè, non a livello di regole di Pathfinder, però... Sì. Perché non trovo mai la scheda? Eccola. Ok, è sufficiente in realtà, aumenti di 2 il punteggio con Koya. Buono. Mamma mia, vado 8. Bravo, fratellino. Tu stai dormendo, Achille. Non lo so, però comunque bravo, fratellino, uguale. Ok. Ah, comunque, Aidan, un appunto, sono passate diverse ore, tu adesso ti sei ripreso dalla botta dell'oppio, perché... sì. Insomma, il resto della serata la passi a parlare con Spivey, cioè alla fine il resto della serata consiste nel ripulire il tempio. Sì. Parli con Spivey e apprendi un po' di più su di lei. È una persona, cioè è una personcina piuttosto vivace, allegra, che non si lascia mai scoraggiare dalle situazioni avverse. E non smette mai di ripetere che la sua padrona è stata mangiata da una pianta famelica. Aspetta, con pianta non intendi fungo, vero? No, pianta famelica. Ok, no. Ah, dicevi a Spy. Ok. Sì. Sì, va bene, nel contesto. Sì. Ok, perfetto. Comunque sì, direi che un po' di allegria è ciò che mi serve. Perfetto. Ok, Aidan, anche tu... Insomma, vai a coricarti quando le pulizie sono state compiute e sperimenti una serie di sogni particolari, strani. È come se... non ti era mai successo di provare un sogno così vivido, effettivamente. È come se stessi facendo un sogno lucido. E il sogno in questione... ti vedi in terza persona davanti a dei bastoncini con
delle iscrizioni, incisioni mincaiane sono sparsi per tutto il pavimento. Lo leggo, è il mincaiano. Lo leggi? Sì. Ciò che leggi nel complesso ha un significato piuttosto, piuttosto enigmatico e criptico, che ti fa però pensare subito ad una specie di realtà parallela, associate l'una con l'altra, una specie di multiverso, una specie di costante nel corso del tempo che si ripete e che tramite una, possiamo dire, una concezione della magia totalmente estranea a quella che conosci, può essere estrapolata dal suo contesto originale per essere inserita nella tua realtà. Vedi te stesso che prende i bastoncini, li raggruppa e li sbatte per terra sul pavimento per lasciarli andare ancora di nuovo, e una serie di visioni si sovrappongono parallelamente. Chiaramente è un sogno e come tale non riesci a comprenderlo fino in fondo, però questo è ciò che vedi. Sì, mi sarebbe bastato comprenderlo anche in parte. quello che comprendi in parte è che, almeno nel sogno, esiste un modo per osservare le realtà parallele ed estrapolare un pezzo di quella realtà dal proprio contesto per portarlo alla tua realtà. Cioè prendere un pezzo di un altro universo e portarlo nel mio universo. Esatto, perché sono sovrapposti. Uno okay. Sopra l'altro, realtà parallele. A livello concettuale o a livello tipo un oggetto? A livello concettuale, sì. Ma cioè non sai bene cosa significhi, ecco. Cioè non comprendi sì. Questa cosa, non... Chiaramente è un sogno, però a differenza di tutti gli altri sogni che hai vissuto fino ad adesso, è piuttosto vivido. Beh, wow. Segnati queste cose, almeno. Qualcuno se le segni. E... Possiamo... Ah, sì, va bene. Possiamo staccare. Tanto c'è la registrazione, dopo me la riascolto. Esatto, è comodo effettivamente. E beh, possiamo staccare. Bene, grazie. Bene. Bello. Ciao a chi ci segue. Ciao a tutti. Addio ragazzi. Addio. Ciao. Aspetta, come funziona questa cosa?